OS version 3.2.2. Restarting system. Streaming data. Entering electrosphere. Message download. User unknown. Sì, ci dovremmo essere. Buonasera a tutti, salve. Oggi live speciale. Ciao, bimba mia. Buonasera, buonasera ragazzi. Aspettiamo che il pubblico si scaldi un po'. Perdonate il ritardo, ma ero in bagno. Ok, oggi... Sì, oggi mi è arrivato il pacco, tutto infiato, tutto senza preavviso, e quindi ho voluto fare questa live, tra virgolette, improvvisata. Oggi tratteremo della... SCPH-1000, il primo modello di PlayStation in assoluto realizzato per il mercato, per il pubblico, quindi la dobbiamo restaurare, vedere se ha effettivamente problemi. Sì, infatti, tratteremo di SNAZ, esatto, ciao Bru. Tratteremo di SNAZ. Allora, la console è completa, ci sono tutto il necessario, manuale di istruzioni. Io questo manuale l'ho scannerizzato, quindi chi volesse leggerlo può farlo tranquillamente. Intanto switcho qua la camera, così ho una ripresa migliore. Dunque, il pacco è stato acquistato verso settembre. Poi abbiamo dovuto attendere circa 2 mesi perché abbiamo preso la spedizione più lenta. E alla fine è arrivato oggi, cioè è arrivato il corriere tutto incazzato che mi fa: c'è un pacco per te, devi pagare la dogana, sono col cazzo che lo vedi! Io subito sono dovuto scendere di così di colpo, ma prima di imparare i kanji katakana, giusto, hai ragione, io non li capisco tutti, a parte PlayStation e poi ACPH no sendes, poi non so dire nient'altro, so veramente poco. No, guarda che figata, la SCPH-1000 è veramente tanta roba. No, la dogana l'ho pagata, mo. Tu devi stare tranquilla, l'ho pagata, è tutto a posto, non devi fare niente, anzi, ti ringrazio. La SCPH-1000 noi l'abbiamo acquistata, sì, a scatola chiusa, però abbiamo visto per lo più il contenuto, ma senza vedere se effettivamente andava oppure no. Quindi adesso andremo a testarle, a provarle insieme a... 10 memory card originali, tutte originali.
Guardate che sono belle. Guardate che sono belle, veramente fantastiche. 10 memory card originali. Ciao Alfio, buonasera, come andiamo? Quindi adesso devo prendere il mio step down converter, perché la PlayStation è giapponese, quindi devo usare necessariamente un riduttore di corrente, se no la brucio. Questo va più che bene. Quindi adesso la colleghiamo, man mano. E vediamo un po'. Dovrei avere anche il cavo originale giapponese, eccolo qui. Della Hirakawa. E è bellissima, fa sempre tanta scena la SCPH1000. Questa console è in vendita, è prenotata, o almeno penso che sia già venduta da parte di un cliente, ma appunto non so se la acquisterà, quindi intanto la restauro. Il prezzo già io l'ho proposto, lo propongo anche a voi, se tutto va bene dovrei venderla intorno ai 250 euro. La console ovviamente verrà revisionata elettronicamente e anche esteticamente, ha bisogno di una pulita, però niente di serio, quindi adesso andiamo a vedere com'è messa, cioè se funziona, se si accende, se legge, se c'è da restaurare la ottica, che appunto ne ha sempre bisogno. Ciao Luca, buonasera. Ogni volta quando faccio queste live improvvisate non mi preparo mai discorsi, quindi ho sempre paura di dimenticarmi qualcosa. L'unica cosa che mi ha fatto arrabbiare è che la dogana, cioè il postino, quando è venuto a pagare, quando è venuto a chiedermi i soldi della dogana, non mi ha mandato la fattura, non me l'ha lasciata la fattura del pagamento, cioè non mi ha fatto pagare 25 euro di dogana, però non mi ha fatto sapere un cazzo riguardo ai costi, cioè come se li sono calcolati. Nel frattempo vi faccio vedere che la console ha il serial matching. Faccio vedere, ora faccio una ripresa più simpatica possibile. 56 43 947, corrisponde, sì, quindi questa è la sua confezione. Quindi sta cosa mi ha fatto un po' incazzare, perché in teoria è come se stessero evadendo il fisco, no? Non mi hanno emesso né fattura né niente, l'unico foglietto che ho ricevuto è quella della spedizione giapponese. Comunque la console è messa abbastanza bene, pulita, deve essere solo sistemata esteticamente e forse anche funzionalmente, ma non è niente di serio, comunque sì, si può fare alla grande. Sì, poi per il resto è di un bel grigio, grigio topo. Sì, è fantastico, dai, è messa veramente molto molto bene. E adesso vediamo di accenderla e sentire lo startup, se si sente, speriamo di sì, perché ho paura, ho veramente paura. Allora, prendiamo il riduttore di corrente, lo colleghiamo. Gli amici Jap sanno il fatto loro sulla conservazione, assolutamente no, le persone giapponesi comunque sono abbastanza brave sul conservare l'unità, sono veramente eccezionali, ecco, sono bravi, ecco, hanno cura per le cose, hanno veramente cura. Quindi a parte qualche segno di usura non ha niente di che la console, vedo. Ok, ho collegato la console al trasformatore di corrente, quindi al riduttore di corrente. Vediamo se abbiamo luce di startup. Sì, bene. La console si accende, questo è un buon segno, tanto la dovrò smontare, quindi. Tanto abbiamo fatto un test preliminare. Colleghiamo il cavo S-Video, vediamo se la... Abbiamo lo startup. Yes. Ok. Quindi la console funziona tranquillamente. Che poi la cosa figa di questa della SCPH1000 sono questi due sticker che dicono praticamente che il disco non va toccato quando è in rotazione. L'ottica dovrebbe essere un KSM 440 ABM. Adesso la vediamo. Comunque, sentite questo rumore metallico? Questo è il pulsante che ha bisogno di una leggera lubrificazione. Adesso la smontiamo e vediamo com'è fatta la SCPH1000, che vi ricordo è uscita il 3 dicembre del 1994. Questa è stata prodotta a Kisarazu, quindi S Kisarazu significa Sony Kisarazu. In poche parole è il primo modello di PlayStation in assoluto. Seriale, vabbè, non importa, perché comunque sia, essendo un SCPH1000, il BIOS è sempre buggato, no? Molto buggato.
Una domanda che mi ha sempre attanagliato l'esistenza, ma a livello di performance su Final Fantasy 8 o un Final Fantasy 7 che gira su un SCP-H1000, c'è qualche differenza con i modelli successivi? Allora Luca, l'SCP-H1000, la 1001 o la 1002, come reparto qualità video audio, quindi RGB encoder DAC audio, è superiore alle altre console perché comunque ha uno stadio dedicato e delle periferiche che sono separate dalla GPU. Solo che la SCP-H1000 lagga un pochino sulla grafica 3D, dipende il tipo di gioco. Infatti su Ace Combat lagga molto probabilmente dovuta alla SGRAM che cioè la RAM video che non è unificata, ma è appunto sono due moduli separati VRAM con 14 bit di buffer. Eccola qui, mamma mia. Bene. Bellissima. Ah, qua c'è il data print. 95106, quindi suppongo sia stata stampata il 6 gennaio del 1995. Bene. Sono andati da qualche parte. Ehi Marco, ciao, buonasera. Sì, oggi già streper, mi è arrivata la SCP-H1000, quindi adesso la dobbiamo vedere. Allora, la prima cosa che vedo è l'alimentazione, vedo se l'alimentazione esce corretta. Ricordo che l'alimentazione PlayStation 1 è molto importante, quindi adesso la andiamo a vedere. Sì, qua devo testare questo controller, questo alimentatore. Ragazzi, vi informo che sto per comprare un altro multimetro a breve, o quantomeno lo comprerò il prima possibile. Un multimetro che possiate vedere anche voi su schermo. Così potete vedere insomma le misure che faccio, perché questo è fantastico, questo multimetro non mi lascerà mai i piedi, però appunto oltre a essere un po' basilare non potete insomma prendere nota delle misure che prendo. Ma l'hai comprata non funzionante, giusto? Non lo so, l'ho comprata e basta, quindi adesso verifico le tensioni e vedo se effettivamente sono corrette. Allora, vediamo se la 7,5 volt è presente, sì. 3,5 a posto. 3,5 a posto, io ho invertito i puntali ma poco cambia. Poi bisogna vedere col carico, quindi con la scheda madre collegata, come va effettivamente. Ok, rimuoviamo l'alimentazione, adesso la analizziamo. Con Damiano non esiste una PS1 non funzionante. No, Anfio, se ti ricordi, una non riuscì a ripararla, era una 7000 se non sbaglio, era messa veramente male. Era messa veramente molto molto male. Attenzione quando smontiamo il modulo di alimentazione, che è appunto il condensatore di livellamento, potrebbe essere carico. Allora, l'alimentatore è un Matsushita, quindi è un alimentatore Panasonic, è un ETX-87C2J, quindi per il modello giapponese. Non collegate la 220 cortesemente a questa PlayStation, cioè non cambiate il condensatore di Ripple, quindi il condensatore del primario, perché se voi collegate la 220, cambiate il fusibile, il condensatore, i regolatori di tensione scalderanno così tanto che appunto a posto di far uscire 7,5 volt o 3,5, tensioni molto più alte, questo porterà comunque un assorbimento di corrente maggiore da parte di alcune periferiche, scalderanno e si potranno danneggiare. Quindi evitate la modifica del condensatore di filtro per avere la 220 in maniera diretta, cioè non funziona, ci vuole un alimentatore specifico, ci vuole un trasformatore impulsivo particolare, insomma è particolare come procedura, non si cambia solo un condensatore per fare questa modifica. Era quella su cui volevo risaldare diversi componenti, se non ricordo male, forse V3, forse avevi anche risaldato la CPU. Ah, quella 1000, l'ho sistemata, quella l'ho sistemata, era il BIOS corrotto, l'SCP-H1000. Comunque ti direi di togliere il layout di Ace Combat 3, toglie troppo spazio. Sì, lo posso fare, non è un problema. Aspettate un attimo, lo faccio subito. Ora vediamo un po', aspettate un attimo. Quindi se non sbaglio era background. Ok, bene, l'ho tolto, così riuscite a vedere comunque tutto senza troppi problemi. Ok, aspetta un attimo. Oi, perfetto, ci siamo. Allora, analizziamo l'alimentatore, come funziona. Abbiamo la 220 in ingresso, bobina di modo comune, condensatori classe X2 di filtro, ponte raddrizzatore, MOSFET, condensatore di livellamento, resistenze di sense per il MOSFET, poi abbiamo un transistor probabilmente che si occupa
del pilotaggio della corrente. Poi il transistor di MOSFET emette la frequenza di switching al trasformatore di tipo impulsivo, quindi si emette una frequenza simile alla sinusoide, però è in modulazione PWM. Poi la tensione di ingresso tramite questo trasformatore va da 350 volt in caso europeo, 220 volt in caso giapponese, a tensioni che poi servono alla console. Infatti abbiamo poi i regolatori di tensione, i condensatori di Ripple, un integrato che in questo caso è un 6562 della Matsushita, che ha il compito di proteggere la CPU durante il reset. Comunque in questo serato ho notato che c'è un leggero ritardo tra la tua voce e quello che succede in video. Sì ragazzi, purtroppo è la periferica di acquisizione, non posso farci nulla, purtroppo la Elgato registra solo in USB 2.0, anzi io spero che la qualità sia decente. Poi abbiamo un optoisolatore per separare primario da secondario e comunque dare il feedback al MOSFET per lo switching. Questo è un componente di protezione. Pulsante di accensione e pulsante di reset. Capovolgiamo l'alimentatore e verifichiamo se ci sono saldature fredde. E io qui non ne vedo. Tra l'altro il circuito è stato laccato. Vedete che c'è questa verniciatura, questo smalto che la rende lucida. Questo è per evitare appunto l'ossido. Brava la Matsushita. Veramente molto molto brava. Sì, io qua non ci farei niente, a parte una pulita al pulsante di alimentazione e di reset, non farei assolutamente nulla, perché il pulsante è veramente messo bene. Uso uno svitol pulisci contatti elettrico solo per dare una risvegliata ai contatti, niente di che. Ragazzi, se una cosa è messa bene non bisogna necessariamente ripararla, eh? Ma se ci testassi l'amore mio, Xenogears non ce l'ho a portata di mano purtroppo, ed è messo tra una pila di giochi che insomma sono incastrati in maniera perfetta fra di loro. Io con la SCP H1000 ci devo testare i giochi primordiali della PlayStation, quindi Tekken, Ridge Racer, non lo so, il primo Tomb Raider, cioè c'è un feeling più corretto, ecco. Questo lubrifica e pulisce i contatti, quindi perfetto, cioè una pulizia non esagerata di quello che insomma si dovrebbe fare all'alimentatore. Comunque mi pare che sia a posto, comunque sia qua c'è poco da fare. Mi raccomando, non toccate i poli del condensatore di Ripple, perché mantiene una certa carica. Se dovete scaricare questo condensatore usate una resistenza a filo in ceramica, cortocircuitate i poli del condensatore con questa resistenza in ceramica, così praticamente funge da carico e l'energia accumulata si scarica di conseguenza. Ma ho letto che la serie 5500 è una delle migliori, l'ottica è buona, l'audio è della 1000, l'RGB encoder separato, sì, in teoria la 5500 è un eccellente modello di console. Comunque qua è veramente molto pulita l'alimentatore, c'è veramente poco da fare, c'è veramente poco da fare. Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 andrebbe anche bene come test, essendo uno dei primi giochi usciti, ma non ce l'ho, il problema è quello, non ho questi giochi in formato fisico e non vado a mettere Psyo, perché comunque sia la dovrei smontare, sistemare e fare altre cose. Comunque l'alimentatore è questo sostanzialmente, e le tensioni in uscita sono sempre 8,5 ground, 3,5 ground, 3,5 ground, ever, cioè sarebbe ever poi reset. Volendo una 3,5 si può bypassare, perché comunque sia questi cavi della 3,5 sono stati sezionati in due parti per dividere il quantitativo di corrente immesso, quindi praticamente il cavo scalda meno in quanto appunto passa su due cavi conduttori. Bro, ci voglio nei guantini neri, si fa riparazione ASMR. Buonasera a tutti. Ciao Ale, buonasera. Minchia, hai ragione, però non ce li ho. I guantini neri della polizia americana sarebbe una cosa fantastica. Poi abbiamo il cavo di alimentazione. Questo lo posiamo. Ottica. Mai l'ho notata questa cosa qui. Fa che sia un'ottica rara, che non l'ho mai avuta. Backup detto anche pirata. Vabbè ragazzi, se avete il disco originale non c'è bisogno di censurare. Mai visto questo laser con questa placchetta in plastica? Fa che sia un ABM, che non l'ho mai avuto. No, KSM440AAM. Ok. L'ABM non mi capita mai, è da un po' che non mi capita. Comunque, mai visto questa placchetta in plastica. Ecco perché mi piacciono le SCP H1000, che ogni volta c'è sempre qualcosa di particolare, di unico,
che non trovi mai sugli altri modelli di PlayStation, quindi questa cosa è fantastica. Quindi penso che questo, questa parte in plastica sia stata incollata appunto per facilitarne l'estrazione. Comunque l'ottica va restaurata, va pulita, non ho visto manco come il segnale RF, però ci arriveremo pian piano. C'è sempre un po' di ossido, ovviamente qua c'è poco da fare, perché purtroppo per quanto sia trattata bene, la console va sempre a contatto con l'umidità, insomma si ha una qualità che è più o meno accettabile fino a un certo limite, ecco. Della serie non sono tutte uguali, ma la 1000 è particolare. Può capitare magari qualche 1000 che abbia una CPU molto vecchia rispetto alla data di uscita, e quindi puoi trovare un modello anche raro. Damian Kubrick Kutaragi, madò. Ragazzi, io spero che vi sia piaciuta la live di ieri, quella di Medieval. Sì, ammetto che mi sono arrabbiato un po', però insomma è andata veramente bene. È andata veramente molto bene. Ok, ora questo lo rimuoviamo. Ok. Cioè, mi sono divertito. Merito anche di Alessandro e di Daniele, che appunto mi hanno aiutato, mi hanno sopportato. E siamo arrivati molto molto lontano. Tra l'altro è facile riconoscere un SCPH1000 dalle altre console. Cioè, mettiamo caso che avete tipo una PlayStation loose senza cover superiore, ma abbiate tipo, che ne so, la schermatura, la scheda madre, lo chassis inferiore. Cioè, insomma, ci dobbiamo basare sulle immagini che magari ci propone un potenziale venditore. Se volete sapere se è un SCPH1000 o no, guardate questa lamella in rame per diffondere l'RF sui connettori. Questo già è un'indicazione che è un primo modello. Perché le 1000 hanno i cavetti RCA sopra? No, quella no, perché anche la 1200 e la 1001 hanno questi cavetti, può essere anche una 5000. L'S-Video ce l'ha solo l'SCPH1000, ricordatevi sempre che non, l'S-Video è presente solo nell'SCPH1000, quindi è quella dotata di più connettori. Infatti ha uno stadio di filtraggio anche per l'S-Video, che ora vi mostrerò. Tra poco arriveremo alla scheda madre, sono curioso. In realtà dovrei provarla la console prima di riparare l'ottica, onestamente. Però adesso vediamo. La la, madò che bella. Madò, fantastico. Bene, bene, bene. Madò che bella. Ragazzi, no, ma voi dovete guardare qua. Cioè, guardate, guardate che meraviglia, guardate che meraviglia. A me viene da piangere. Guardate che bella, guardate che bella. Tutta qualità giapponese. Vabbè, il processore è stato costruito a Hong Kong, perché la LSI produceva i processori MIPS a Hong Kong. Ma sì, ragazzi, veramente qualità giapponese al 100%. Ora togliamo queste altre viti, vediamo se c'è qualche mod chip installato. Non mi stupirebbe se c'è un mod chip installato. Faccio delle foto, ma lo rimuovo, perché comunque sì, la vorrei tenere in maniera più originale possibile. Da una parte ci sta. Adatta per essere connessa alla TV ufficiale PS1 è quella cosa spettacolare, ma qualsiasi PS1 può essere collegata a quella TV ufficiale PS per la PlayStation della Sony, ecco. Solo che ci vuole il cavetto apposito, che non è facile da trovare. Ok, vediamo un po', capovolgiamo. Ragazzi, ma bella, veramente bella, cacchio. Questo riflesso lucido, mamma, mi fa impazzire. Bella, bella, bella roba. Veramente fantastica. PU7, ragazzi. PU7, il primo modello di PlayStation assoluto. Tra l'altro qua mi aspettavo molto più ossido, invece è messa molto bene, devo dire. Plastica stampata dalla Hirai Semitsu. Scheda madre del 94, suppongo. Ora io voglio vedere una cosa. Sì, si sono proprio made in Japan, hai ragione, hai assolutamente ragione. Provala su un 4 terzi CRT, mi raccomando, ce l'ho qua, però lo cambierò, prenderò un altro trinitron o quantomeno un altro monitor, perché questo mi confonde un po' in quanto al cinescopio usurato, quindi non va bene. Allora ragazzi, come è composta l'SCPH1000? Questa è la scheda madre, la PU7 Side A, è indicato qui, ed è composta da svariati componenti. Iniziamo da ciò che la rende rivoluzionaria, il processore MIPS R3000 Custom, con un clock fisso di 33.8688 MHz. Questo è un processore MIPS creato in compagnia tra LSI, SGI e Sony. È un processore custom, è un R3000 però con meno funzioni rispetto a
ha un processore MIPS magari di un SGI, di un computer SGI. Quello che può fare è questo, vediamo se mi ricordo tutto. Allora, se non sbaglio, ha una cache di 4 kilobyte, può fare circa 30 MIPS al secondo, quindi 30 milioni di istruzioni al secondo. Tra l'altro, non da non confondere MIPS come milioni di istruzioni al secondo e architettura MIPS, che significa Microprocessor Without Interlocked Pipeline Stages. Al GTE, il GTE è un modulo interno del processore che permette la lavorazione della grafica 3D. No, è spuntata la... Ma come è spuntata? Ah, no, vabbè, allora mi fermo, aspettate un attimo, aspetta, ora vi ripeto. Ora vi ripeto, tranquilli, tranquilli, tranquilli. Mi spiace che partano ste cacchio di pubblicità. Ah, mi spiace, purtroppo io le ho messe per mettere un guadagno ulteriore alla console, ecco. Infatti, insomma, ci tenevo a metterle anche per aumentare il guadagno e poi sfruttare quei soldi per, insomma, per le attrezzature migliori. Quando ci siete fatemi sapere se ci sono pubblicità o cose varie, così io ripeto la spiegazione e, insomma, rianalizziamo l'hardware. Tanto sono partito ancora dal processore, non ho visto granché. È giusto, dammi quando che facciamo che quando spuntano ti avvisiamo, io ci sono comunque. Ok, ripeto ancora una volta, ripetiamo appunto come è composto la prima PlayStation. Abbiamo il processore, che è un LSI o un SGI R3000 custom, quindi sviluppato in congiunta tra LSI, SGI e Sony, perché LSI è chi ha prodotto il processore, la tecnologia MIPS della SGI, e Sony ne ha fatto una versione custom, quindi ci sono registri magari per i calcoli aritmetici che magari vengono scartati o non utilizzati. Il processore MIPS può andare tranquillamente a 33,8688 MHz, un processore a 32 bit. Il processore MIPS sta per Microprocessor Without Interlocked Pipeline Stages, ha una cache di 4 kB di primo livello, può fare circa 30 MIPS al secondo, quindi 30 milioni di istruzioni al secondo, ha dentro il processore il GTE, il Geometry Transformation Engine, che serve per la lavorazione dei poligoni, quindi la GPU non fa veramente un cazzo, lo fa tutto il processore. All'interno poi c'è l'MDEC, che è il processore, una parte di processore che si occupa della decodifica del motion decoder, dei filmati in computer grafica. Stavi spiegando che cambi il CRT, perché? Perché il mio CRT è usurato, devo prendere un monitor Sony o quantomeno un monitor di una certa qualità piccolino per il test, perché a quanto pare è troppo usurato. E poi, se non sbaglio, vabbè, supporta la codifica MPEG 1 H261, ha un milione di transistor e vengono tutti compattati con un'architettura a 0,6 micrometri, quindi il DAI è di circa 128 mm quadrati. Queste informazioni corrispondono a quelle di Wikipedia perché le ho inserite io. Poi abbiamo il BIOS ROM, che è una masked da 512 MB, quindi è inaccessibile se non tramite porta parallela, quindi a meno che non si carichi appunto un exploit particolare, è difficile cambiare il BIOS ROM. Cioè, il BIOS ROM non è sovrascrivibile, è chiusa, infatti si chiama masked perché è chiusa, inaccessibile. Poi abbiamo 4 moduli di EDO RAM, in questo caso della NEC, sono da 512 KB. La PS1 può supportare fino a 8 MB di RAM tranquillamente, solo che appunto io sono dell'idea, insieme sì io no, veramente non è che l'ho corretto, ho aggiunto delle informazioni che non erano presenti. La RAM in questo caso è da 512 KB, sono 2 MB, ma può supportare benissimo 8 MB di RAM. Il fatto è questo, che la PlayStation 1 è stata molto castrata in quanto dovevano ridurre i costi. Infatti, se voi guardate ad esempio il System 12 di Tekken 3, il processore va tipo a 50 MHz, la RAM è da 4 MB e la video RAM non è da 1 ma da 2 MB. Quindi diciamo che la PS1 è stata castrata per permettere, insomma, agli sviluppatori di lavorare meglio, forse con costi più ridotti, non ne ho idea. Poi abbiamo il quarzo del processore, che è dimezzato da 67 watt a 33.868, potete farlo anche voi questa divisione, se fate 67,73 diviso 2 e otterrete il clock del processore. Poi abbiamo il quarzo della frequenza GPU,
NTSC. Infatti qua non è possibile installare un DFO nella 1000, perché questo PEZ è praticamente chiuso a massa. Questa revisione non consente l'uso di un doppio oscillatore al quarzo, quindi vi dovete attaccare. Poi abbiamo la GPU, che è un integrato custom creato in realizzazione con Sony e Toshiba. Come si fa a sapere che appunto è stato realizzato dalla Toshiba? Basta guardare appunto il service manual della ICCPH5500 e insomma vedrete che c'è scritto Sony e poi tra virgolette Toshiba. E questa è una versione, se non sbaglio, a 168 pin, infatti ha problemi di color banding in quanto la VRAM installata ha un buffer a 14 bit. La risoluzione può essere progressiva a 256x224 o a 640x240, può andare a 30 frame al secondo NTSC oppure 25 frame PAL. Può sopportare anche l'interlacciata, però ha una risoluzione un po' maggiore, 256x448 oppure 512x50, che sarebbe in questo caso la frequenza interlacciata, che praticamente significa che in un campo ci sono due frame, ci sono due fotogrammi uniti, interlacciati, uniti, combinati così. Ma c'è mai stato qualcuno che sia stato messo a modare la PS1 aggiungendo componenti per potenziarla della serie e non farla diventare PS2? Non si può potenziare la PS1 perché gli hardware sono tutti custom. Cosa vorresti mettere nella 1000? Cioè, cosa vorresti mettere nella PlayStation? Purtroppo è chiusa, l'hardware è chiuso. Parliamo di un'incompatibilità altissima, dovresti riprogettare la scheda da zero. Il lavoro grosso della grafica la fa quindi il processore, non la GPU. Supporta il texture mapping, il Gaurat shading, se non sbaglio può visualizzare 16,7 milioni di colori e può visualizzare, se non sbaglio, 180.000 poligoni monocromi e 380.000 poligoni con effetti e colori e 360.000, se non sbaglio, monocromi, quindi senza colori, ecco, semplici. Poi abbiamo due moduli di RAM da 512 KB, in questo caso è stata sviluppata dalla Samsung, queste sono le tre stelle della Samsung. Questa è VRAM, non è SGRAM, perché se fosse SGRAM sarebbe un modulo singolo e sarebbe da 1 MB, invece sono due moduli da 512. Poi abbiamo il DAC, quindi il convertitore analogico digitale del segnale GPU, quindi tutti i segnali processati dalla GPU vengono convertiti da questo integrato Sony, o può essere anche Philips, quindi può esserci anche un TDA. Sì, su PSX Dev hanno messo 8 MB di RAM, ma serve a poco perché comunque sia le librerie usate sui software PS1 non vanno oltre 2 MB, quindi non avrete mai potenzialità che spingono la console a una prestazione migliore. L'unico modo sarebbe l'overclocking, ma l'overclocking porterebbe a un surriscaldamento del DAI, quindi l'integrato interno, e comunque ci sarebbe un desync con le altre periferiche, non serve a un cazzo. Cioè, se deve essere potenziata l'hardware, deve essere potenziata sapientemente, non con un ponticello. Infatti per gli homebrew nuovi va decisamente meglio. Ricordo quando ero piccolo che vedevano dei CD per far partire alcuni giochi PS1 su Dreamcast, proprio in relazione al fatto che era un po' più potente. Quello è il Blim, è un emulatore PS1 sviluppato per il Dreamcast. Il Dreamcast pure usa un processore RISC, cioè il MIPS fa parte della categoria RISC, quindi sono apparentemente simili ma diversi. Poi abbiamo l'RGB encoder, quello che processa i segnali del DAC a colori, infatti ha l'RGB separato, Lumia, Chromia, Sync, eccetera, eccetera, e poi i segnali vengono filtrati, c'è questo stadio di filtraggio con condensatori, resistenze e nuclei di ferrite, poi va in uscita qui sul composito, sull'RGB o sull'S-Video. Ok, questo abbiamo visto, poi abbiamo, condensatori di filtraggio per l'alimentazione, con fusibili di protezione per la 3,5 e 7,5, perché la PlayStation, appunto, come abbiamo già detto, supporta due voltaggi, la 7,5 e la 3,5. La 3,5 viene usata ad esempio per lo startup, per il BIOS, ROM e la CPU. La 7,5 poi viene regolata da un 78M05 che sta qui sotto e fa funzionare gli altri integrati. Queste due tensioni sono assolutamente necessarie per farla accendere, altrimenti non parte. Ho provato con due alimentatori a parte, ha necessariamente bisogno di 7,5 e 3,5 contemporaneamente, altrimenti la console non parte, proprio avvia, si crasha in automatico. Poi abbiamo i potenziometri per il focus bias e il focus gain, questo per regolare il distanziamento bobina disco, questo per regolare il guadagno del servo è distribuito sul side A e sul side B
della scheda, adesso andiamo a vedere, questo è per il guadagno del fuoco e questo è per il push PLL, questo serve per leggere il subcode nel disco iniziale in maniera corretta, cioè il wobbling a 22.050 Hz. Questo non va assolutamente toccato, quindi se vi legge giochi giapponesi o comunque se vi legge giochi, non toccate questo potenziometro perché non ne migliora le performance. Questo è per il tracking servo praticamente. Poi abbiamo il CXD2516, questo è un CD DSP, quindi il processore digitale del suono, processore CD. Poi abbiamo il CXD1199BQ, questo integrato purtroppo si guasta molto facilmente, io non so ancora se funziona, quindi prima di fare spiegazioni cose varie la dovevo testare secondo me, però vabbè, ormai che ci siamo, pazienza. Questo è un CDXA decoder, praticamente i dischi PS1 non sono soltanto Redbook, quindi non supporta solo i dischi audio, ma anche i dischi dati, quindi CDXA, Yellow Book Standard, e questo è il decodificatore appunto di questo tipo di CD, legge license.dat, legge i filmati in FMV, insomma è quello che decodifica i dati in modalità 2.2.3.5.2, anzi 1.2.3.5.2, scusate. E questo integrato può essere swappato tranquillamente con un CXD1815, quindi se non avete l'1199 prendete il CXD1815 di una 5500, che lo cambiate e funziona alla perfezione. Questo si guasta facilmente, spero di no, perché io li ho terminati, infatti non ne ho più, e questi integrati purtroppo non si possono comprare, ne ho uno e non so se effettivamente funziona, non ne ho idea. Comunque sia, è questo è un CDXA decoder. E poi abbiamo il CXD2922 o CXD2925, il processore. No, io non ho scorreggiato, ragazzi, perché scorreggio? Io non ho scorreggiato proprio. E poi abbiamo il processore sonoro, che è un processore ADPCM MIDI a 24 canali, se non sbaglio. Questa è la RAM da 0.5 MB, supporta appunto la codifica ADPCM. ADPCM sta per Adaptive Differential Pulse Code Modulation, quindi è una compressione psicoacustica. Poi abbiamo il convertitore analogico digitale della ASA IK6 Microsystem, modello AK4310, un modulatore Delta Sigma con tecnologia di noise shaping, quindi un integrato miniaturizzato che usa la differenza del segnale totale distorsione, totale armonica e rumore, insomma, per avere dei risultati migliori. Quindi vengono convertiti i rumori ad alta risoluzione, cioè il suono ad alta risoluzione in bassa risoluzione, per avere poi una resa in oversampling migliore. Ho sentito Infrid, come hai sentito Infrid? In che senso? C'è giallo? Dov'è? Boh. Comunque sia, questo è il convertitore analogico digitale, quello che rende la PlayStation audio file. Madonna, mi sono rotto il cazzo veramente a sentire sta roba qua. Non è una console audio file, ok, tramite dei miglioramenti sullo stadio di uscita del DAC si ha un suono molto pulito, però appunto dovreste separare l'alimentazione dalla console, dovreste mettere dei condensatori più grossi, non ve lo consiglio. Cioè alla fine se vogliamo proprio fare un paragone audio PlayStation, ah sì, il Vai è quello di giallo, esatto, quell'audio l'ho preso appunto per farmi infartare, ma io le cuffie non ce l'ho, quindi col cazzo che mi sento. Esatto, non mi sento, quindi mi sono salvato le cuffie, mi sono salvato le orecchie. Diciamo che stavo dicendo, l'ottica, cioè l'audio PS1 della 1000 è paragonabile a un lettore CD degli anni 90 portatile con ottica PS1 e, come si chiama, e DAC Delta Sigma, perché negli anni 90 la miniaturizzazione ha permesso questo, quindi di fare convertitori analogico digitali più piccoli e più efficienti. Ora vi faccio vedere una cosa e poi proseguo con la parte B. Sì, vabbè, la PlayStation va pesantemente modificata per rendere l'audio file, ma a me onestamente non niente supera il 222 SD che ho. Vi faccio vedere una cosa. Allora, c'è un lettore CD della Sony che è praticamente portatile, che ha praticamente la stessa ottica PS1 e gli stessi chip PS1, si chiama PRD150. Il PRD150 è un lettore lettore CD portatile e anche un lettore CD-ROM esterno che funziona tramite scheda PCMCA. Ora vi faccio vedere il contenuto, questo video tra l'altro l'ho commentato e mi è sembrato assurdo. Ora, se vedete bene, aspettate un attimo, vediamo se fa vedere. Eccolo qua, vedete l'ottica? L'ottica è un KSM 440 ABM,
Cioè, se voi prendete questa ottica di questo lettore CD e mettete su una PS1, funziona alla grande. Il problema è che non sto trovando delle altre foto. Ah, ce le ho qui. Questo tizio qua su PSX Dev l'ha caricato. Vediamo se... fatemi loggare un attimo, vi faccio vedere. Eccolo qua, guardate un po'. Cioè, guardate che meraviglia. L'ottica PS1 dentro un lettore CD portatile. Vedete i chip? CXD2516Q, CXD1199. Cioè, questi chip sono facilmente prendibili da una PS1. Cioè, se voi prendete questi chip e li mettete su un SCPH1000, funzionano alla grande. È fantastica sta cosa. Cioè, pure lo stesso RF amplifier, lo stesso identico. E questo è proprio mi fa capire appunto che la SCPH1000, quantomeno le PS1, derivano da un lettore CD portatile. Ma che è quel braccio? Un lupo mannaro? Cioè, questo, intendi questo? Ragazzi, io sono peloso, che vi devo dire? Comunque sia, questo è quello che vi volevo dire. PRD 150. Ora torniamo a noi, dai, che stiamo finendo, e poi passiamo a vedere se effettivamente funziona oppure no. Che la devo poi ripulire, sistemare e vendere, se riesco. Allora, questa parte l'abbiamo vista ed è stata abbastanza complessa, è quella più popolata, ecco. E poi abbiamo i regolatori di tensione 78M05, ci sono dei piccoli transistor, poi il BTL driver, quello che praticamente controlla le tensioni della bobina di messa a fuoco. Si riferiva al tizio del video, non tu. Non lo so, non ci ho fatto caso, non ci ho fatto assolutamente caso, ma mi sento chiamato in causa perché io sono peloso pure, eh? Guardate qua che braccio. Sono pelosissimo. Questo è il BTL driver, quindi è un bridge to tide load amplifier, è un amplificatore operazionale che si occupa appunto di controllare l'erogazione della corrente del motorino di spindle, motorino tangenziale della lente e le bobine di messa a fuoco, quindi focus e tracking. Questo viene controllato poi dal Mechacon e poi dal CTDSP. Ah, di nuovo pubblicità, ma presentissima questa pubblicità, la devo sistemare, la devo assolutamente sistemare. Non ci sono messaggi da leggere, sei un professionista, nel frattempo mi dice questo. Comunque, appena ci siete, fatemi sapere che poi proseguo. Nel frattempo, se avete domande da porre, fatele pure, perché comunque sia, fa piacere. Questo è l'RF amplifier, quindi questo è il processore e l'amplificatore per l'errore di messa a fuoco e per il tracking. Questo è praticamente il chip che regola il diodo emettitore, il diodo ricevitore, praticamente anche l'APC, quindi l'Auto Power Control Circuit, è quello che gestisce praticamente la lente. Cioè, il diodo laser viene gestito praticamente da questo chip. Poi abbiamo il buffer RAM dell'ottica, che è da 128 KB se non sbaglio, e poi il Mechacon. Questo è quello che rende le PlayStation region locked, e c'è poco da fare. Io il 28 faccio la sub, grazie. Ah, vero, forse perché chi ha l'abbonamento non può evitare la pubblicità. E poi abbiamo svariati amplificatori operazionali. Questo probabilmente è per l'audio, quindi questi pure vengono cambiati per avere una risoluzione maggiore del suono, per avere un suono processato meglio. E poi altri amplificatori operazionali per la lente. Quindi sostanzialmente è questo quello che rende la 1000 unica nel suo genere. Poi abbiamo array di resistenze per la CPU. Queste sono resistenze da 10 kΩ. Poi, sì, cosa devo farvi vedere? Vabbè, altri componenti passivi, resistenze, transistor, nuclei di ferrite, eccetera, eccetera. E infatti cosa succede se si rimuove quel chip senza mettere nulla al suo posto? Questo, se togli questa, l'ottica non funziona. L'ottica non può funzionare questo. Questo è il processore, la CPU del lettore ottico. Questo viene controllato dalla CPU, ma questo controlla tutta la lente, tutto il servo. Questo va a controllare il focus bias, il focus gain, il COP 0 è per la protezione, va a controllare la velocità di spindola, il self test. Praticamente questo chip è custom, neanche custom, questo è della Motorola, è un 68000 custom, e c'ha una ROM che esegue il region check. Se ci fosse il modo di leggere questo chip e di bypassare il region check, io in teoria la potrei rendere una debugging station volendo. Infatti
devo provare a cambiare BIOS, ma mi devono arrivare ancora le schede. Infatti poi questa cosa magari la facciamo in live, perché sarebbe fantastico mettere un BIOS di una debugging station su una 1000 e vedere se funziona. Quella sarebbe una cosa spettacolare. Eh sì, questo è insomma la scheda madre PlayStation 1. Ora, la cosa che mi interessava, la cosa che mi incuriosiva è questa data. Vedete che c'è scritto 9449, questo è CXD 8530, il processore. Quindi significa 49esima settimana del 1994. Vi ricordo che la PlayStation 1 è uscita il 3 dicembre del 1994. A quanto corrisponde? Quindi, se una settimana è composta da 7 giorni, facciamo 49 per 7, 343, quindi è uscita 13 giorni dalla conclusione dell'anno. 343 giorni, a quanto corrisponde? Vediamo un po'. Sarebbe in teoria sì, verso dicembre praticamente, quindi questa CPU è stata progettata durante l'uscita della console praticamente. Quindi sì, non è una CPU speciale, però sempre molto vecchia. Ma volendo si potrebbe installare uno zoccolo con chip BIOS programmati intercambiabili. Il BIOS della PS1 è particolare. Per farlo funzionare è stato trovato un surrogato che è un SSD 039VF che mi deve arrivare. Ma non si può mettere uno zoccolo perché questi sono pin SMD. Per far mettere gli zoccoli servirebbe un adattatore DIP SMD e poi mettere un chip che supporti tale BIOS ROM. Non è per niente facile, non lo è per niente. Probabilmente avrò detto una cazzata sul DAC, mi sarò sbagliato, mi devo rivedere la live, ma sostanzialmente è questa, è composta così. Ah vabbè, poi abbiamo dei nuclei di ferrite per il connettore controller e delle induttanze, ma niente di che, comunque sia. Adesso la rimontiamo e vediamo come va con l'ottica. La rimettiamo al suo posto, tanto la dovrò rismontare un'altra volta perché la devo pulire. Non è sporca, anzi è messa molto bene. Questo con un bel lavaggio torna come nuova. Torna come nuova. Però sì, le SCP H1000 sono affascinanti. E più prendete una console con il seriale basso, più sarà vecchia la revisione hardware, quindi avrete una cosa ancora più esclusiva. Infatti ho una PS1, una SCP H1000 con una CPU molto vecchia. E quella col cazzo che la do via, veramente ci tengo tantissimo. Infatti mi affascina da morire. Sì, no, ma quale? Luca, magari. Chissà quante cazzate ho detto, quante cose avrò sbagliato, perché ogni volta non mi preparo mai queste cose, vado sempre a memoria. Però no, libro PS1 non credo. Cioè, sono contento di capire l'hardware, come funziona. Per me è la miglior macchina realizzata. Cioè, il successo nella riparazione sulle console PS1 è altissima. Infatti non ho mai difficoltà a ripararle, mi diverto. E comunque sia, se c'è qualche problema particolare o strano, io ne faccio tesoro, perché poi capisco che comunque sia faccio qualcosa che magari nessuno ha mai fatto in precedenza. La devo collegare, vedere come va l'ottica. L'ottica sarà originale, la riparerò, non la cambierò, non metterò un BAM, metterò un KSM 440 AM con il rinforzamento in metallo. Insomma, cercherò di mantenere l'hardware originale. Comunque sia, se qualcuno è interessato a questa console, io posso mettere volendo l'alimentatore europeo e un mod chip, perché ci sono appunto diversi tipi di clientela. C'è chi la vuole preservare, lasciarla così intatta, c'è invece chi vuole usarla per collezionismo e anche giocarci. Che le VSCP H1000 a leggere sono velocissime, fanno pochissimi controlli di protezione, quindi a leggere è un attimo. Se la console, la lente è tarata correttamente, veramente eccezionale, veramente una bestia. Sì, no, guarda, la PS1 non si può fare manco il paragone con la 2, cioè, da riparare, è stata progettata come Dio comanda, è qualcosa di eccezionale. Non si può dire che è fatta male, assolutamente, non mi permetto di dirlo, perché comunque sia rispetto alla PS2 ho meno problemi a sistemarla. Molti meno problemi a sistemarla. Allora, ok, rimettiamo le viti. Siamo quasi, fra poco vediamo se effettivamente legge.
Ah, tra l'altro non ho testato nemmeno i fusibili. Bravo Damiano, bravissimo, bravissimo, bravissimo. Vabbè, poi vediamo con i dischi di diagnostica. Vi faccio vedere anche il bug del BIOS per leggere i copy, cioè i dischi di protezione, cioè i dischi pirata, ecco, o i dischi di backup. Perché il BIOS dell'SCPH1000 è buggato. Ha un bug nel BIOS, non va a ricontrollare la protezione quando si esce dal lettore CD. Quindi non cancella il COPZ. Oh merda. Che è successo? Ah, pensavo si fosse rotto, meno male. No, aspetta, è rotto. Che è successo? Aspetta un attimo. No, non è rotto, semplicemente rigido. Questo va smontato veramente piano, che altrimenti si rompe in un attimo. Sì, questi connettori non li sopporto, infatti alcune volte quando mi capita che si rompono metto quelli di un'altra PlayStation, sono decisamente più affidabili. Ok, colleghiamo l'alimentazione. Non vi preoccupate, non mi scordo del cavetto di alimentazione che sta qua. Ok, accendiamo. Radiazioni presenti. La console si accende, cioè il laser si alza e si abbassa. Ora prendiamo un disco e lo testiamo, vediamo come va. Ah, se sentite lo startup PS1 echeggiare, è normale perché la SPU non si blocca, cioè va, prosegue dritta verso la fine, c'è il fade out automatico poi. Allora, prendiamo Tekken 1, secondo me il gioco perfetto per la SCPH1000. Cioè, cronologicamente, anzi storicamente corretto. E vediamo che succede. Il motore fa un po' di rumore. Partito, tranquillamente. Comunque l'ottica va revisionata. Vedete? Sta avendo problemi di lettura. Vi faccio sentire. Infatti non prosegue. Da una parte ci sta, è giusto, non deve funzionare, sennò era troppo facile. Vi faccio risentire di nuovo. Fa questo rumore perché la lente, essendo usurata, è distanziata troppo dal disco. Sentite questo rumore? Questo è il motor gripping, quindi il motore va assolutamente lubrificato. Ok. Quando fa questi rumori, Marco, se è un SCPH1000 è probabilmente causato dal motor gripping, il motore va lubrificato perché fa crashare il Mechacon, lo fa sballare, e infatti il disco non viene letto. Bene, bene, sono contento che non funzioni, era quello che volevo, perché se funzionava era un po' una figura di merda. Ok, ora ci concentriamo sull'ottica. Allora, prima di proseguire io salderò un cavo sul CL704 che sta qui. Questo è il test point per l'RFO. L'RFO significa Radio Frequency Output. È quello che visualizza l'RF amplifier quando va a leggere il disco. È il segnale modulato del disco. Che gioco è? Non ti è chiaro, Marco? Questo. Non ha bisogno di presentazione. Un po' di grasso bianco, se è grasso di mucca ancora meglio. Ma io sai che sto usando questo grasso, Luca, aia. Sto usando questo grasso, grasso al PTFE, che è per metallo-metallo, metallo-plastica, plastica-plastica, e va bene. È molto meno viscoso rispetto al grasso al litio. Secondo me è ancora meglio. Ora, devo saldare questo cavo qua, su CL704, per estendere il test point. Ah, ovviamente un altro consiglio, visto che l'ottica sua è originale, non toccate il focus gain, non ha senso, perché è stata regolata appunto con questo, con questa lente qui. Namcot, esatto, veniva. Il disco era sviluppato da Namcot, perché ai tempi si dichiarava così con alcuni giochi. Ok, mi raccomando, non tirate troppo forte sto cavo, perché sennò si stacca il pezzo e poi sono cazzi. Ora prendo una tronchesina e taglio il cavo. Ecco fatto. Così ho il segnale RF, ce l'ho esteso. Ecco fatto. Qua poi ci collego la sonda dell'oscilloscopio. Anzi, vi voglio far vedere prima com'è il segnale con l'oscilloscopio. Per
perché è giusto capire appunto quale migliorie poi apportiamo alla, alla console. So che magari questa parte l'avete vista più e più volte, però la devo fare, la devo fare. Allora, prendiamo l'oscilloscopio, prendiamo l'AMEG, va più che bene. Accendiamo. Allora, accoppiamento in alternata, 200 mV per divisione, sì, 5 microsecondi di time base, moltiplicatore per 10 per ridurre il ripple. E così l'ottica è collegata all'RFO. Vediamo se legge. Com'è che... Ah, perché... Non c'è jitter, però siamo a... Infatti fa un po' di difficoltà a leggere. Siamo a 1, 2, 3, 4... 4 per 200 mV per divisione sono circa 800 mV picco picco. Infatti non va bene per l'ottica. Sentite che rumori che fa. Partita veramente per miracolo. Ok, va sistemata. In questi giorni ho fatto un rewatch di alcuni cult come Scarface e la saga del Padrino, spettacolari. Ma la saga del Padrino a me piace tantissimo. Mi piace veramente tanto. Infatti è un giocone. È veramente un giocone. Assolutamente un giocone. Merita veramente tanto. Cioè è un filmone, scusami. Ho detto un giocone anche quello perché Scarface è uscito anche un gioco. Però veramente bellissimo, veramente bello. Allora, sistemiamo l'ottica. Ci sta. Dov'è Giallo? Non lo so, sicuramente è impegnato come biasimarlo, poverino, ci voglio dire, adesso il tempo ce l'ha limitato, quantomeno ridotto. Però lo pensiamo tutti. Domani, boh, che devo streamare, giusto? Che devo fare Just Repair, però alla fine Just Repair, boh, non lo so. Il grasso si è veramente essiccato. Ah, da notare, guardate, che figata! Che figata, questa parte qui è incollata. Vagabondo! Hai capito? Infatti poi questa cosa non l'hanno fatta più. E questa è la prima volta che vedo l'adesivo sull'SCPH1000. Vedete qua che c'è un adesivo? Minchia, questa cosa è nuovissima. Allora, vedo che jitter non ce n'è, quindi non pulirò la lente con alcol isopropilico. Anzi, cosa molto importante... Effetti collaterali della paternità. Ecco, tu le hai saputo dire in maniera più corretta. E io veramente mando un abbraccio a tutti e tre che sono bellissimi. Sono veramente contento di ciò. Che vi devo dire? Sì, allora, una cosa molto importante, ragazzi. Io mi vergogno un po' a dirlo, ma purtroppo sbaglio anch'io. Infatti non sono perfetto come molti pensano, anzi... alcune volte faccio anch'io delle cazzate. Vedete l'ottica PS1, quantomeno l'ottica tipo delle macchine fotografiche, hanno una colorazione che va da questo blu scuro al rosa ambra. Questo si chiama riflesso antisolare, cioè è una vernice, uno strato sottilissimo di vernice che riflette la luce del sole. Tramite alcuni manuali di servizio di alcuni lettori CD Sony che montano un ottico con questo tipo di lente convessa, quindi con lo strato di vernice antiriflesso, c'è stato scritto nel bollettino una specie di aggiornamento che non bisogna pulire queste ottiche con alcol isopropilico. Purtroppo io questa cosa l'ho fatta molto spesso, me ne vergogno, ma io, a me spiace, veramente non lo farò più, perché purtroppo c'è sempre da imparare. Quindi se le console che vi ho venduto funzionano bene, sono contento, ma non pulirò, dopo aver scoperto questa cosa, le lenti con alcol isopropilico, perché l'alcol isopropilico si va a portare questa vernice antiriflesso e quindi poi la lente diciamo che si danneggia, o quantomeno quando va a leggere poi torna del jitter. Si è integrato poi quando va a leggere i dati, li manda al segnale RF, insomma quando viene processato il tutto la lente è come se fosse sporca, quindi non legge correttamente. Se dovete pulire la lente in maniera corretta dovete usare una soluzione per ottiche. La vendono, sta in Inghilterra, costa sulle 10-15 sterline, ma è stato fatto appositamente per le lenti con vernice antiriflesso. Vedete quest'ottica come è pulita e sistemata? Questa infatti, se vedo che non ha jitter, non la tocco più, perché sennò appunto rovino questa cosa e poi diventa un problema.
però ho notato che il grasso qui è molto carente, infatti vedete come si è portato in nero, cioè guardate, vi faccio vedere, se io faccio così con un cotton fioc, ok? Vedete questa parte nera? Questa è tutta plastica graffiata, c'è poco da fare. E acqua distillata? Sì, l'acqua distillata va più che bene, solo che poi devi rimuovere l'eccesso. Potrei provare con l'acqua distillata, ma non me la sento, vorrei usare più una soluzione per ottica. Ci ho passato tipo due volte un cotton fioco con pochissimo alcol normale, quello rosa. Ho sentito che veramente, proprio da alcune persone, che danneggia la lente, effettivamente alcune le ho graffiate con questo sistema. Notavo che non riuscivo a pulire. Io devo comprare questa soluzione per ottica, casomai ve lo faccio vedere dove poterla prendere, ma la trovo solo in Inghilterra. Si chiama ROR, Residual Oil Remover, ed è fatta appositamente per le lenti. Vedete, anche qua c'è del nero, quindi l'ottica si è portata un po' di plastica. Questo è un problema di calore, calore, frizione e poco grasso. E infatti l'ottica qui è tutta usurata. Vedete qua che c'è un solco, mamma mia. Un problema, un vero problema. Potresti linkare o dire come si chiama questa soluzione? Certo, ve la sto mandando su Twitch adesso. Aspettate un attimo, vai IPSX, ROR Lens Cleaner. Allora, vi dico che questo prodotto non l'ho provato, quindi fatemi sapere voi. Se lo acquisto prima io, vi faccio sapere. Però questo dovrebbe essere un prodotto che elimina eventuali sporcizie dalle ottiche. Ora, noi che facciamo? Prendo l'alcol isopropilico, rimuovo il vecchio grasso, non rimuovo la sporcizia dalla lente, perché comunque sia la lente, anche se vecchia, non è sporca per niente, è cristallina, è pulita. Vediamo di rimuovere il vecchio grasso qui, perché adesso qui dovrò mettere il pezzo di metallo per rinforzare la lente, per aumentare anche l'ampiezza picco picco. Questa è una fase purtroppo obbligatoria. E adesso userò anche un solvente che non è stato mai usato, che si vede poco purtroppo su internet. Un componente che ho acquistato su AliExpress. Sì, ora ragazzi voi direte, ma tu AliExpress non ci avevi litigato, non c'avevi quello, non c'avevo l'altro. Non ci ho litigato, solo che quella cosa dei controller ancora veramente mi fa pensare appunto a quanto sia importante la precisione sulle riparazioni. Ok, facciamo così, aspettate un attimo. Su Discord per caso hai letto la mia vicenda sullo SNES Mini su CRT? No Marco, purtroppo le notifiche su Discord mi arrivano poco, puoi dirmi qua, magari ti rispondo. Che cosa è successo? Uso un panno per ottiche, perché l'ottica la devo poggiare in questa maniera. Ok, noi adesso dobbiamo poggiare una parte di metallo qui, e io ho il mio floppino tra virgolette pronto per l'installazione, la metteremo in questa parte qui. Veramente questa è circa 0,15 mm, quindi mettendola qua l'ottica poi viene equilibrata tranquillamente. E ho fatto anche un video dove migliora l'ottica con l'uso di questa placchetta di metallo. Purtroppo non è una soluzione definitiva, perché poi la lente si usurerà. Qua c'è scritto tra l'altro 361, quindi la corrente massima sconsigliabile dalla lente per l'assorbimento è di circa 36,1 mA. Devo vedere appunto quanto assorbe sta lente, giusto per calcolarne il tasso di usura, che poi vi spiegherò anche come si fa. E questa sarà una live lunga, ve lo dico subito, quindi può essere che mi ritroverò da solo a proseguire, non lo so, però intanto io la devo sistemare. L'ottica è la parte quella più antipatica, tra virgolette. Allora, prendiamo questo pezzettino di metallo e lo tagliamo. Prendiamo un pennarello, mettiamo da questa parte, forse è meglio, e facciamo una striscia, così. Anzi, un po' più spessa è meglio. Ecco fatto. Ok.
Ora ritagliamo questa striscia. Così. Non vi preoccupate se si accattorcia la lamiera. State tranquilli, tanto ora la raddrizzo. Ok? Questa parte la dobbiamo mettere poi qua sulla lente. Così. Faccio vedere, intanto fatemi chiudere il tappo. Questa poi va messa qui sopra. Così. Facendo ciò la lente poi non avrà problemi di lettura, quantomeno aumenterà il segnale RF. Brevemente, che volevo collegarlo tramite un adattatore HDMI SCART, ma sfarfalla l'immagine in modalità PAL in NTSC no. Aspetta, ma sfarfalla l'immagine in modalità PAL in NTSC no, ma in bianco e nero per via della TV che non la supporta, quindi mi devo attaccare al cazzo. Mi avrebbe fatto molto piacere giocare SNES su CRT, ma preferirei non fottermi gli occhi. Perché? Non è che i CRT causano chissà quali malattie, eh? Io ci ho giocato una vita intera, ancora gli occhi ce li ho buoni. C'ho 11 decimi, pensa te. Cioè, è vero che il CRT è dannoso, ma proprio se ci giocate a un millimetro di distanza, eh? Ora devo appiattire questa parte qui. Vediamo se riesco. Non si vuole girare, oh maledetto. Ma che cazzo di problemi ha? Non si gira sta roba. Ecco fatto, non mi veniva. Vediamo se riesco. No. No, devo litigare tipo mezz'ora con una... con un pezzettino di metallo. Cioè un pezzettino di alluminio. Infatti poi le ottiche successive sono fatte in Zama. Sono decisamente più resistenti. Allora. Cioè, ragazzi, veramente. Oh, bene. Dai. Ecco. Non deve essere perfettamente piatta, perché comunque poi quando la incollerò userò due paia di pinze, però... più le appiattiamo meglio è per noi. Ecco fatto. Ok, adesso che facciamo? Prepariamo il solvente, che in questo caso sì, ho le dita grosse, ho le dita troppo grosse purtroppo, mi spiace, però l'ho fatto così. Oggi userò questa colla qui. Questa si chiama Kafuter K303. È una colla che si solidifica con la luce ultravioletta, che io ho già usato e mi ci trovo molto bene. Questa è la luce. Ovviamente usa tre pile. Questa luce ovviamente non va vista neanche con gli occhi, perché la lunghezza d'onda della luce ultravioletta è pericolosissima. Tra l'altro la colla è cancerogena. Quindi io vi sto dicendo, praticamente non la usate spesso, o quantomeno se dovete usarla in una zona areggiata, se no rischiate appunto di bruciarvi i peli del naso, ironicamente, per non essere troppo seri. Allora, metto un po' di colla qui, anzi fatemi preparare prima la luce. Bisogna di tre pile e io ne ho due, porcaccia la miseriaccia. Ok. Ci vorrebbe una terza pila. Mo che fa? La devo prendere dal microfono? Sì, mi sa che la devo prendere dal microfono, perché anche questo microfono usa due pile, quindi una la dovrò sacrificare. Fatemi cambiare un attimo microfono, cortesemente. Un attimo solo. Fermi un attimo. Ok. Allora. Secondo solo. Dunque, vediamo un po'. Mic aux. Prova. 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 Ok, mi sentite? Sto usando l'altro microfono. Spero che funzioni bene. Cioè, sarà un po' più sporco l'audio, però mi serve la terza pila per la torcia. Ecco, per la torcia.
Ok. Allora, inseriamo. Ok. Vediamo se va. Ok. Luce ultravioletta presente. Allora, adesso indosserò gli occhiali per evitare danni agli occhi, ovviamente. Allora, dunque, installiamo questo pezzo di metallo. Madonna, questo monitor, ok. Allora, installiamo questo pezzo di metallo. Dunque, mettiamo prima la colla. C'ha il beccuccio di precisione, fortunatamente. E secondo me funziona molto meglio rispetto all'attack, solo non respirate i vapori della colla perché è cancerogena. Sì, l'ottica, cioè la PlayStation funziona, ma l'ottica va sistemata. Marco, va necessariamente sistemata. Ora io la devo mettere in posizione. Posizione corretta, vediamo se riesco. Al contrario è meglio. Conviene toglierlo. Cosa, ragazzi? No, il panno sotto lo sto tenendo per la lente, per evitare che si sporchi. Pensavo ci fosse qualcos'altro che dava fastidio. Ok. Ora, ah, giusto, occhiali. E ora vediamo di tenere questo pezzo di metallo più adeso possibile. Già vedo che ci sono problemi qua. Un po' di altra colla qui, la metto, ma giusto una goccia. Ecco fatto. Sì, per non sporcare la lente. Ok, e ora aspettiamo. Io in questo caso mi sono messo... Ehi, metti a fuoco. Mi sono messo gli occhiali da sole per evitare danni. Ci vuole circa una mezz'oretta prima che asciughi definitivamente, però il risultato è garantito. E ora ci mettiamo a parlare, chiacchieriamo un po'. Ragazzi, che avete mangiato a cena? Cioè, gli argomenti della chat sono sempre quelli. C'è una buona colla perché attacca su plastica ABS. Mi piace per questo, perché attacca su plastica ABS. L'unica colla forse che attacca su plastica ABS. Cotolette, pesce e spada. Minchia, ragazzi, fantastico. L'ho mangiato tutti da re, praticamente. Le cotolette sono fantastiche, ragazzi. Io petto di pollo alla pizzaiola. Certo, voi direte, ma che cazzo fa? Le cotolette oppure il pesce spada? Petto di pollo alla pizzaiola e poi, sì, niente, un po' di pane. Niente di... Perché stamattina pasta con le lenticchie, che per quanto mi piacciono, le lenticchie mi danno problemi di stomaco. Il pesce spada invece è fantastico, un sacco che non lo mangio. Che poi la cosa bella, sapete qual è? Che questa colla puzza di funghi. Com'è che si dice in inglese? It have a funny smell. Che suona strana, veramente puzza in una maniera strana. Deve asciugare almeno una mezz'oretta. Quindi ora sto così e aspetto. Posso fare altro.
Se avessi un supporto per... come si chiama? Per questa luce, potrei in qualche modo tenere le mani occupate da un'altra parte. Sarebbe fantastica questa cosa, devo trovare il modo. Aspettate un attimo, che forse riesco ad arrangiarmi. Manco a stare col braccio tutto il tempo così, ecco. Vediamo se riesco. Un po' difficile, mi sa. Però se riesco, sarebbe una cosa fantastica, sarebbe ottimo. Eccolo fatto, sì, ci sono riuscito, dai. Ma no, porca. Ecco fatto, un po' più vicina magari. Ecco fatto. Devo tenere la lente un po' più ravvicinata. Vediamo come posso fare. Devo trovare il modo. Più la tengo ravvicinata, come si chiama? Meglio acquisisce raggi UV. Uso dello scotch in caso nastro isolante. No, per tenere non è proprio il massimo. Non è proprio il massimo. No, mi serve un piccolo spessorino, niente di che. Però deve essere una cosa pulita, non deve essere una cosa sporca, perché sennò la lente si contamina. Non deve essere neanche troppo spesso. Questo potrebbe anche andare. Vediamo se riesco così. Merda. Fermo così. Ok, perfetto, ho trovato il metodo. Già si è indurita parecchio, però lasciamola così una mezz'oretta, ok? Ah, per fissare la torcia. Ah no, vabbè, va bene così. Dai, ho trovato questo metodo un po' strano, però dovrebbe funzionare in qualche modo. Allora, aspettate un attimo, ne metto un altro po' qui. Si solidifica subito con la luce ultravioletta. Crea un materiale veramente strano. Tipo polimero. Aspettate un attimo, facciamo così, forse è meglio. Appena proprio va a contatto con la luce ultravioletta, automaticamente si diffonde. Ciao Kent, come stai? Buonasera caro, come va? Andiamo. Tutto bene? Vediamo se è installato in maniera perfetta. Quasi. Come va? Neanche qua. Non è messo bene. Non è messo bene. Ecco, così è meglio. Così è messo meglio. Ok. Proseguiamo, ragazzi, male che vada, pazienza. Ci cambio lente. Però dovrebbe funzionare, non mi ha deluso la prima volta questa colla. Ok, allora. Gli occhiali da sole, togliamoli e riprendiamo la scena, ok? Ora. Dobbiamo sistemare i motori e tutto il resto. Quindi, dobbiamo togliere gli ingranaggi. Ehi Cosimo, ciao, buonasera anche a te, caro, come stai? Tutto bene? Come andiamo? Allora, vediamo di togliere questo. Ok. Ok, gli ingranaggi qua sono facili da togliere. Grazie Marco, grazie davvero.
mandate va e mi incoraggio. Come andiamo, Cosimo? Tutto bene? Allora, questo lo togliamo. Gli ingranaggi sono tutti messi bene, suppongo. Solo che, appunto, poi c'è sempre questo qua di spostamento che è crepato. Quindi speriamo di non doverlo cambiare, perché questo ha una forma un po' diversa rispetto agli altri ingranaggi. Per via della palestra i danni sono completamente annichilito a livello fisico, per via della palestra, per il resto va bene. Dai, no, sono contento, la palestra vedi che ci vuole, infatti io stavo pensando di farla, ma vediamo, vediamo, non lo so. Che comunque sia, sono anch'io pigro. Proprio ci sta anche per cambiare un po' aria. Per cambiare un po' aria ci sta assolutamente. Ok, ora che devo fare? Devo togliere il vecchio grasso. Madonna, sto diventando vecchio. Sto invecchiando. Comunque, carino l'orologio che porti a polso. Che pezzo è? È un Citizen Automatic. Questa me l'ha regalato Loreta per San Lavandino. E me lo sto tenendo a polso sempre. Sono molto affezionato, ma questo anche se avrò 70-80 anni io voglio questo al polso, cioè me lo devo portare finché non tiro le cuoia, poi magari lo lascerò ai miei figli, ecco. Ora sto esagerando, ecco, come sempre. Ora sicuramente Loreta mi dirà questi discorsi. Sì, veramente, oh, veramente, io sono serio su queste cose, lo sai, su queste cose io non scherzo mai, lo sai. Io ancora devo sistemare il mio di Citizen. Io quasi quasi volevo andare a Taranto per farmelo vedere da quel professionista là, giusto per vedere magari se ha bisogno di una revisione. Ora, cioè, non lo so, vediamo. E lo più perché è bello, è fantastico. Vorrei che funzionasse tutto come si deve anche per i prossimi 10-15 anni. Io ho un seco degli anni 90 che mi regalarono la comunione. Io invece per la comunione non mi ricordo cosa mi regalarono. Forse un Chrono Plus. Ma si distrusse così dopo che un mio compagno mi diede uno schiaffo sul polso. Infatti poi lo dovetti abbandonare. Lo dovetti cambiare. E mi pare è andata anche fuori garanzia, se non sbaglio. Cioè, molto sporco questa lente. È usato, in quel caso quando viene lo portiamo da uno che conosce, che è molto bravo sui movimenti Miyota. Non so se il Citizen usa il movimento Miyota. Una volta fece una ricerca, ma può essere, e ci tengo a revisionarlo. Loreta mi ha parlato appunto di un tizio che è bravo a riparare orologi, e volevo farci una visitina così spassionata, perché l'orologio comunque funziona egregiamente, non dà problemi. Togliamo l'ottica, togliamo tutto il grasso vecchio . Boh, mio padre mi ha detto di un negozio. Eh sì, quello là, volevo sapere se è ancora presente, amore. Se no, i Citizen escono di fabbrica che sono regolati alla perfezione. Però vabbè, un automatico va revisionato ogni minimo 5 anni. Ma io non saprei proprio dove andare. Vabbè, non ti preoccupare, amore. Casomai ci informiamo. Ma ripeto, spassionata, non perché ne ho bisogno. L'orologio funziona da Dio. Solo sai per... Cioè, se magari un esperto che di PS1... E gli vado a chiedere, scusa, ma la PS1 com'è messa? Non so, ci sono problemi, quello e l'altro. Così, per avere un controllo. Una visitina. Chiedi a Mimmo, che ne sa meglio. Cosimo, ma lo sai che il mio secondo nome è Mimmo? Io sono Mimmo! Perché Damiano pure il secondo... Il nomignolo è Mimmo. Io sono Mimmo pure. A Mimmo, proprio Mimmo. Io ne conosco uno in centro che è bravo via a Clavio. No, Cosimo è mio. No. Ma dai, ma come? Mi piaceva l'idea di avere un nomignolo. Ma niente. Speravo tanto di essere Mimmo anch'io. Mi dispiace, non sono della confraternita Mimmo nemmeno io. Non posso essere Mimmo. C'è posto solo per un Mimmo in questo mondo. Ma allora il nomignolo mio qual è? Io questo vorrei sapere. Già nel frattempo sono le 11. Minchia. Ragazzi, io ve lo dico, faccio serata lunga perché devo lavorare.
Quindi chi vuole rimanere con me, bene, chi no, se non volete andare a letto, non vi fate problemi. Io ci tengo a revisionare l'ottica, così poi magari domani o dopodomani mi metto a sistemare lo chassis, la scocca e tutto il resto. Gli devo dare una pulita. Allora, questo è proprio il suo mandrino, che strano. Non è sporco, è proprio il tipo di plastica usato. Però fa un rumore, quindi penso debba essere lubrificato. Sì, se effettivamente c'è il motor gripping va lubrificato. Il tuo è bimbo. Non so, io sono bimba. Sono bimba piccola. Sono bimba. Vediamo se è calda. È calda effettivamente. La colla ha preso. Voglio vedere se effettivamente adesso si sposta con regolarità. No, ha fatto... No. Aspettate un attimo, dov'è l'ingranaggio qui? Vediamo se entra. Giusto per vedere, non ho fatto una cazzata con sta colla. Ragazzi, io mi preparo a cambiare ottica perché mi sa che ho fatto una cazzata. Forse lo spessore è troppo, non è stato messo correttamente. Vabbè ragazzi, pazienza. Cioè, metto male che vada, prendo un'altra lente, non me ne frega niente, cioè, no. Non è importante. Non è un problema. Però boh, vediamo, perché mi pare messa correttamente. La faccio asciugare un altro po'. Ragazzi, le cazzate le faccio anch'io, eh? Non sono infallibile, ve l'ho detto. Però vabbè, male che vada la sistema, non vi preoccupate. Tanto ripeto, qua una ventina di laser, se non più. Problemi di laser non ne ho più. Per questo comunque sì, i Citizen montano movimenti Moyota, essendo Moyota di proprietà di Citizen. Per questo molto spesso consiglio Citizen, perché se prendi un orologio di qualità non svizzero e non Citizen, Seiko o qualche altro marchio storico, c'è una grossa chance che monti un Moyota. Considera che ho un fermo, un Sector SGS 150 degli anni 90, che monta un Moyota OS60. Io non so qual è il meccanismo del mio orologio, però posso dire che è stato sempre impeccabile. Quando resto? Fino a quando l'ottica funziona. Appena vedo che l'ottica, le periferiche funzionano, io poi stacco perché devo riposare, visto che poi domani ci dobbiamo risentire di nuovo. Però sì, in teoria, appena sistemo l'ottica e vedo che funziona tutto, stacco. Non devo togliere il vecchio grasso dai vecchi ingranaggi. Appunto, solitamente non fa il martedì, no? Infatti io, questa è un'occasione speciale, non... E volevo, insomma, piuttosto che aspettare domani, volevo farla ora, sta cosa. Lo farla mo, questa riparazione, perché ci tenevo insomma a lavorarci. L'SCPH1000 è particolare. Allora dammi, quando ti ricordi mandami la foto del fondello dell'orologio, che attraverso la referenza possiamo vedere cosa monta. Quindi sei diventato un esperto di orologi. Ok, va bene bro, non ci sono problemi, te lo mando a fine live. Ti faccio vedere il cinturino, cioè ti faccio vedere la cassa, ecco, dell'orologio, e mi dici tu cosa mi consigli, ecco, volentieri, ripeto. Però l'orologio funziona bene, è solo perché, siccome ci tengo, vorrei che fosse tutto a norma, ecco. Infatti non me lo tolgo mai, a parte farmi la doccia. Non me lo tolgo mai. Vagliarello! Comunque sì, anche se l'ottica era buona o non buona, i motori vanno lubrificati perché purtroppo grippa il motore. Quando grippa l'ottica, impazzisce, cavallo, proprio sbizzarrito. Allora, ok, ci siamo. I ingranaggi sono puliti. Ora che si fa? Dobbiamo iniziare con lubrificare il motore, questo e il motore questo, quindi spindle e sled. Quindi io mi sono creato un cavo di test che userò tramite alimentatore da banco, così posso testare sia l'uno che l'altro. Inizierò prima dal motor spindle, che è quello che ha bisogno di più controllo, ecco, che ha bisogno di essere revisionato per primo.
diamo una tensione intorno ai 3,5-5 volt massimo, non andate oltre perché sennò mettete bruciate proprio la bobinetta del motore. Gli do 3,5. E allora, sled motor, motor spindle. Vedete che rumore che fa? Sentite? Sentite che rumore che fa? In questo momento sta assorbendo, maledetto amperometro, sta assorbendo 0,12, 0,13. Ok, metto prima un po' di WD-40 per pulirlo e sbloccarlo, poi rimosso il WD-40 metto un po' di olio Singer, che fa miracoli. Quindi lo metto qua. Tempo che l'olio penetra da tutte le parti. Vado ora, buon proseguimento, vi voglio bene. Ciao Marco, grazie per essere passato, un abbraccio e una buonanotte. Eh sì, influenza del mio amico che mi ha fatto impazzire questo mondo. Oh, ma guarda che bello il mondo degli orologi, eh. Fa ancora un rumore strano. Come se vibrasse, un altro po' io lo metterei. Facciamolo girare un po', che si deve lubrificare per bene. Almeno una mezz'oretta deve stare così. Ah. Io penso che l'attacco abbia preso qua, penso sia asciutto a sufficienza. Però c'è una cosa che non mi fa impazzire, qua dovrebbe essere più piatto. Tanto mi devo pulire le mani perché ogni volta con il WD-40 mi sporco ed è un casino. Sì, l'ottica va revisionata, Cosimo, tanto per cambiare. Però mi sa che ho fatto una cazzata con l'incollaggio di sto coso. Vedo che non ha incollato bene, ma porca. Sì, infatti non ha incollato un cazzo. Cazzo! Non ha incollato un cazzo, vedete che si sta sollevando? Ok. Mission failed. Non ha incollato un cazzo. Cazzo, mannaggia. Vaffanculo. Vabbè, non è un problema, ragazzi. Cambio ottica. Buonanotte. Poi questa me la riparo in un secondo momento. Non è grave, però. Che fail. Ci metto un'ottica un po' più avanzata. Ci metto una DM. E poi la taro, magari. Vediamo. Peccato. Peccato davvero. Però ragazzi, ve l'ho detto, non sono infallibile tutte le volte che riparo la PlayStation, posso fare anche qualche sbaglio anch'io. Anche perché è la prima volta che provo questo collante sulla lente. Mi sa che in questo caso è meglio l'attack classico, che magari assorbe con più facilità. Infatti ho notato che qua non assorbe proprio. La riparerò magari più in là, vediamo. Però il focus gain non lo tocco, perché comunque sia tratto dalla fabbrica e non ha senso. Eh sì, no, perché l'ho riparato in live, cioè in diretta, cioè offline su YouTube, e mi è andata a primo colpo. In realtà le riparazioni mi vanno sempre a primo colpo con la riparazione delle ottiche, però questa volta ho fatto una cazzata. Siccome non ho altro collante in giro... Sì, no, vabbè, alla fine... Fortunatamente anche se non ha preso, non ha lasciato residui, questa è la cosa buona. Però il pezzettino di metallo non credo lo potrò riutilizzare. E niente, vabbè, ci vuole un'ottica nuova. Cioè, ci vuole
L'attack è un'altra striscia di metallo. Si incolla per bene, con calma, senza fretta, e funziona che un amore. La metto da parte, può essermi d'aiuto. Ci metterò un'ottica un po' più avanzata, così problemi non ne darà. Nel frattempo il rumore del motore si è ridotto. Infatti problemi non me ne dà più. Ok, direi che ci siamo. Ora che facciamo? Intanto mi riprendo il microfono, quello della telecamera, così possiamo, insomma, parlare bene. Ragazzi, purtroppo capita, mi spiace, però è così. Ok, disattivo questo. Ok, sono tornato con l'altro microfono. Quest'ora lo disattivo. Lo stacco. Cambierò ottica. L'importante è che la console funzioni bene. L'ottica non è una cosa importante, cioè mantenerla originale. L'importante è che la console funzioni e legga tutto. Però adesso il motore fa molto meno rumore, a voglia. Come stai, Giallo? Tutto a posto? Minchia, manco avevo visto che eri tu, ma no, mi dispiace. Troppo c'ho la testa altrove. Sono una testa persa. Vogliamo bene i residui. Questo lo dico perché se appunto legge un disco e l'olio va a colpire la superficie in plastica, è come se la fondesse, come se la rovinasse, quindi va lubrificato per bene. Guardate che amore, non fa più rumore. È perfetto. Ora ci metto un po' di olio 3 in 1. Ah, mamma mia, che schifo, il WD-40 fa un saporaccio. Tutto bene, sono tutti a nanna, io ho un po' di tempo per i progettini. Sta dormendo il piccolo. A me fa piacere, Gianlu, veramente sono contento. Beh, come essere papà dunque, che mi dici? Comunque mi aspettano dei mesi di fuoco perché mi devo fare dei giorni nell'ufficio in un altro comune. Minchia! Che c'è, amore? Che ho detto? Napoli! Ma vedi, ho detto qualcosa che non le piace. Napoli sempre! Forza Napoli! Forza Napoli! Forza Napoli! Io penso ai meme di Prova la Capocchia e Funghi, quella pagina Instagram, e veramente muoio. Li avrò visti tipo ieri sera, mi sono dovuto trattenere perché stavo soffocando dal ridere. Ci starebbe una bella Coca-Cola, minchia, quasi quasi una bella Coca-Cola me la sparo. Ma sì, dai, una bella Coca-Cola, quasi quasi, zero zuccheri. Sì, ragazzi, mi sa che fra poco faccio una pausa drink. Ti mangi il WD-40, non è che non lo sto mangiando, sto soffiando l'eccesso, quindi il WD-40 in eccesso esce, ma soffio con la bocca e quindi... mi bagno un po' le labbra e sento questo sapore qua. WD-40 non mangiatelo perché letale, cioè ovviamente non nelle quantità in cui ho fatto io, però può essere letale, un po' come l'acqua ossigenata. C'è gente che si beve l'acqua ossigenata, voi siete pazzi, pericolosissima, cioè come se si contaminasse il sangue. Vabbè, va, chiusa parentesi medica. Motore molto silenzioso, però l'assorbimento adesso oscilla tra 0,13 e 0,12 mA. Successo a me l'altro giorno mentre registravo i candidati al nuovo servizio civile, mi era uscito un meme su Wife Beater e non potevo farci. Oh, mamma mia. No, io mica al lavoro effettivamente un po' di meme me li guardavo. Però poi, vabbè, siccome c'erano casi in cui c'era il cliente davanti, dovevo fare finta di niente o evitare che, insomma, di fare delle figuracce, dovevo essere serio, dovevo switchare da persona seria a persona ultra spassosa, ultra divertente. Un casino. Tolgo il WD-40 in eccesso, mi pare di averlo tolto, sì. Ora metto un po' di Oreo Singer. Questo è veramente, fa miracoli, eh. Ok, aspettiamo, facciamo girare per bene. Questo costa un pochino, però merita, veramente utile.
È tipo l'olio 3 in 1 della 3, che praticamente sta in America, si chiama 3 in 1 oil. Beh, ti devo dire, io sto riuscendo a essere un cake lord fino in ufficio. Olio Singer, interessante. Oh, Gianluca, questo olio è favoloso, per i motori è favoloso, funziona veramente bene. Lubrifica, non evapora, insomma, questo è un ottimo olio. Perché il WD-40 va bene come sbloccante, quindi io lo uso prima come applicazione per sbloccare il motore, pulirlo. Dopodiché metto qualcosa che lubrifica il motore, perché la SCPH1000 è sensibile al motor gripping. Quindi quando fa il cambio velocità 1-2x, il motore è grippato, cioè non gira come si deve, il Mechacon fa impazzire l'ottica. Invece nelle altre PlayStation, se c'è un po' di motor gripping, non succede niente, fa un po' di rumore inizialmente, ma dura un millisecondo, due, e poi funziona. Invece nella 1000 impazzisce, quindi l'olio deve essere, cioè il motore deve essere bello performante. Vedete che ora non si sente più niente, è silenziosissimo. Facciamo girare un altro paio di minuti, tolgo l'eccesso e poi lubrifichiamo questo. Questo invece lo lubrifico col WD-40, sempre lo collego a un alimentatore da banco, lo faccio lubrificare in modo tale da pulire le spazzole e tutto il resto. E insomma, poi va tranquillamente. Il fatto è questo, io lubrificavo i motori prima con il solo WD-40 e funzionava, solo che poi WD-40 si essicca e il motore poi torna a funzionare male. In teoria, quello che si dovrebbe fare è scrostare l'avvolgimento, quantomeno l'albero motore, secondo me immergendolo in una stazione a ultrasuoni. Secondo me se immergi questo motore in una stazione a ultrasuoni con un po' di olio, un po' di alcol isopropilico, torna qualcosa di eccezionale. Ovviamente non usate sostanze solventi tipo la trialina, perché questo poi si scioglie. L'alcol isopropilico va più che bene secondo me, o una sostanza detergente per pulire. E funziona bene, adesso assorbe 12-11. Infatti, sentite il rumore? Vabbè, non ne fa più. È perfetto, è assolutamente perfetto. Aspettiamo un altro minuto. Io mi vado a prendere una Coca-Cola Zero, va? Così mi rinfresco un po', sto arrivando. Ok, rieccomi. Ah, devo prendere i tovaglioli, minchia, mi sono dimenticato. Cazzo, vado a prendere i tovaglioli. Ok, ho preso i tovaglioli, rieccomi. Ah, bello riparare di notte, eh? La trialina non era stata dichiarata cancerogena? Eh sì, lo so, però c'è gente che la usa. IPA fa miracolo, l'ho usato per rimuovere la gomma sciolta dallo SNES. L'IPA è ottimo, solo per le ottiche a quanto pare non va bene, ma l'ho scoperto dopo sta cosa, quindi. Allora, motore lubrificato, il rumore non ne fa più, quindi va più che bene secondo me. Ok, scolleghiamo il cavo, motore gira bello libero. Sì, più che trialina si chiama solvente per vernici, che è questo qua, ce l'ho dietro lo scaffale, ma sì, è un solvente praticamente ottimo per togliere la sporcizia. Infatti
molte persone, piuttosto che comprare il prodotto per detergente per la vasca ultrasuoni, ci mette questo solvente per vernici e per pulire i circuiti elettronici. È veramente favoloso, fa miracoli, perché rimuove la resina, il flussante, la sporcizia, la scheda esce come nuova. Solo la parentesi da fare è che non si usa questo prodotto quando ci sono dei condensatori elettrolitici, in quanto vanno in perdita, non so per quale motivo, forse si danneggia il dielettrico, non lo so, però si dice che non si dovrebbe usare quando ci sono condensatori elettrolitici nella scheda, quando sono popolati dai condensatori. Però sì, la trialina, beh, cancerogena, oddio, è dannosa, sì, dannosa per l'organismo, però cancerogena. Cioè, mio padre l'ha usata in un periodo della sua vita molto, molto spesso. Ma ancora ha i polmoni perfetti. Però sì, meglio non abusare di queste sostanze. Anche questa colla qui è cancerogena, nonostante non ci sia indicazione. Mi sa che per incollare la lente, per ripararla, userò la normale Attac, perché probabilmente nello strato sotto in cui c'è la colla, siccome i raggi ultravioletti non riesce proprio a colpirla, non si solidifica, automaticamente rimane liquida. Infatti l'ho rimossa senza troppa difficoltà, e non va bene sta cosa, deve essere perfetta. Quindi per questa PlayStation userò un'altra lente, poi magari se vedo che voglio mantenere una certa originalità ci metto quella sua, però quella là non la butto, perché comunque sia è assolutamente riparabile, non ha niente di che. Allora, do qualche colpetto. Purtroppo il motorspindolo è quello più antipatico, perché rimuovere l'eccesso per bene è un problema. Però una volta fatto questo lavoro poi torna a funzionare. Comunque io devo lasciarvi, perché devo trovare la forza di scendere dal pullman e sopportare i dolori. Un abbraccione. Ciao Cosimo, una buona serata e stai tranquillo. Ti faccio avere quelle foto allora, stai sereno e poi mi dici tu cosa fare, va bene? Mi spiace magari di aver fatto la live forse così tardi, o magari farla prima, però vabbè, io devo assolutamente lavorarci, quindi ci tengo, ecco, in qualche modo a prepararmi a procedere con questo restauro. Non voglio rimanere troppo fermo, perché poi avrò molta altra roba da ripararmi, devo arrivare a un'altra PlayStation, quindi sarà un casino. Nel frattempo è saltato un altro dentino, vabbè che non è importante, però vabbè. Vediamo un po'. Vi state divertendo, vi state rilassando? Fatemi sapere ragazzi, parlate pure, vi state annoiando? Giusto per avere un feedback vostro. Mi spiace per la pubblicità, mi spiace veramente tanto per la pubblicità, devo vedere di sistemarla, devo sistemare il timing. Allora, andiamo sotto. Così. Per farti un pulitore d'ultrasuoni, che ti serve? Si possono costruire? Servirebbe una specie di vibratore, un qualcosa che faccia vibrare la vasca a una frequenza specifica. Si può costruire, ma non ne vale la pena, cioè tanto vale comprarlo direttamente, è un prodotto testato e che funziona. Anche perché è una combinazione di vibrazione e calore, infatti la sostanza pulente che sta dentro la vasca riscalda, è un'azione combinata così da permetterne la pulizia. Ma non vale la pena costruirlo, cioè se tu ti vuoi divertire assolutamente, quello è fantastico, però cioè, conviene più comprarlo secondo me. Anche perché io non l'ho mai fatto una vasca ultrasuoni DIA, quindi non saprei manco da dove iniziare onestamente, però so come funziona. So come il principio di funzionamento, ecco.
Un giorno, ragazzi, un giorno avrò tutto quello che mi serve. Un giorno dirò: non mi manca niente per riparare. Però diamo tempo al tempo. Mo' adesso devo comprare un altro multimetro, perché quando voglio fare le riparazioni voglio che gli altri utenti guardino cosa, che misura sto prendendo. E già ne ho osservato uno, ho visto un buon multimetro. Non è da banco, però si può collegare col computer e questo mi permetterebbe di fare delle altre cose carine. Insomma, me la sto studiando. Io non ho fretta, quindi faccio con calma. Comunque questi qua, anche se hanno tipo 40-50 anni, mi sono visto altre recensioni e c'è gente che proprio ne parla no bene, benissimo, dice sono multimetri vecchi ma non ti lasciano mai a piedi e sono super precisi. E confermo ciò perché funzionano veramente troppo bene. Infatti io un giorno dovessi comprare un multimetro super professionale, questo col cazzo che lo do via. L'IBM Model M dei multimetri. Vado, ieri ho avuto una paura per la Model M, però ancora funziona, sono contento, sono contentissimo. ci tengo, infatti ogni settimana la pulisco, giusto per evitare problemi. Ok, perfetto. Perché il multimetro da banco è figo. C'è un multimetro da banco volendo che si potrebbe collegare al computer, però non mi piace l'affidabilità di lettura. Insomma, è una cosa che va studiata attentamente. C'è questo Fluke invece che si collega con un cavetto suo particolare, alla porta RS232, e praticamente fa da log meter. Te ne avevo parlato, mi pare, domenica o sabato. Quindi praticamente tu condividi il desktop, prendi che misure fai, tensione, corrente, resistenza, qualsiasi cosa, ti fa il log del valore RMS, insomma è fantastico. Si chiama Fluke Viewform, una cosa del genere, boh. Comunque il motor spin lubrificato, dai, direi che va più che bene. Poi lo pulisco, poi quando ho le mani pulite, lo ultimo quando ho le mani pulite. Ecco fatto. Secondo voi streamare alle 21:30 è un buon orario o un orario un po' troppo esagerato? Giusto per capire un po'. Questo, potete notare che questo motorino ha l'alberello un po' corto. Questo perché appunto l'SCPH1000 deve essere combinato con questo ingranaggio. Quindi se questo vi si spacca e non ce l'avete, dovete cambiare anche questo. C'è poco da fare. Altrimenti il meccanismo poi ha dei problemi di spostamento, salta. Io adoro gli orari notturni, io infatti non riesco mai a dormire la notte. Non è detto mai che ci sono, questo è pure vero. Per me è l'ideale per il lavoro. Lo so, bimba mia, so che tu stai lavorando tanto, infatti spero di non prendere mai orari sbagliati quando streamo. Ok, sto lubrificando il motore. Ora lo alimento. No, fermo. Motore di sled. E lo facciamo agitare. In questo momento sta assorbendo 0,38. Ok. 0,34. Sì, l'assorbimento sta scendendo perché il motore gira più liberamente. Aspettiamo un altro paio di minuti e poi possiamo mettere il grasso. Io nel frattempo devo preparare una lente per questa 1000. Cosa ci potrei mettere? Vediamo cosa ci posso mettere. Tanto qua di lenti ne ho a bizzeffe. Vediamo la 04 che problema ha. No, la 04 va bene. 04 800 mV picco. Ma ci metto la 04. Ok, abbiamo la lente di ricambio. La lente è un po' sporca, ma questa ora la pulisco. Insomma, quella là poi la riparo in un secondo momento, vediamo un po'. Uiuiui. Io mi piacerebbe fare delle live professionali come fanno molte altre persone. A me capita che quando streamo mi blocco in alcuni argomenti, come se mi impappinassi, ma oltre a essere teso e ho paura di celare informazioni sbagliate, diciamo che non mi preparo bene alle live. Cioè vorrei essere come alcune persone che riescono a parlare, vedo alcuni
streamer, alcuni tecnici proprio parlano con una calma come bentornati, oggi faremo la riparazione di questa unità qui. Il problema principale di questa unità qual è? Non funziona, andiamo a vedere lo schema, qualcosa di super professionale, ma chissà quanto tempo passerà e se riuscirò a realizzarla una cosa del genere. È noto appunto che moltissime persone hanno il multimetro su schermo, su desktop, così. Prendi una misura, non devi inquadrare il multimetro, basta condividere lo schermo con Streamlabs OBS e fai vedere che cosa stai prendendo. È comodo anche per me, eh? Che c'è? Ti fa ridere che io abbia parlato con questa voce molto sensuale. Sono venuto qui a degustare delle splendide pettole del borgo di Taranto. Ma come parli bene, cioè te pensi che stiamo arrivando una questa TV nostra? No, quel video me lo sono visto proprio adesso, mentre andavo in bagno, ma mi fa troppo ridere, mi fa troppo ridere. Mosto assorbente 0.17, minchia, fenomenale, sto motore è diventato perfetto. Aspettiamo altri 5 minuti e poi riassembliamo il tutto. Quello che mi fa paura è sempre l'assorbimento eccessivo di... l'olio in eccesso che può contaminare il disco. Domani è la giornata delle pettole, minchia, io non ho mangiato le zeppole di San Martino, cioè le ho mangiate ma volevo tanto che me le preparasse mia madre, che le pettole sono paragonabili alle zeppole, però appunto diciamo che le nostre sono per lo più dolci, invece là ho visto si possono fare con le olive, col pomodoro. Quindi è fantastica come cosa, veramente fantastica. Ah, aspettiamo un altro po'. Sì, il motore è diventato molto silenzioso, infatti non si sente, non si sente proprio. Poi non è possibile che ogni volta che lavoro automaticamente ho il banco sempre occupato da monnezza e schifezze varie. Pure a noi sono dolci. Io ho visto il video di una signora che le preparava con pezzettini di olive, di pomodoro. Buono, buono, veramente molto buono. Ovviamente qua il cibo non manca mai sul mio canale. Allora questo lo posizioniamo qua. Allora aspetto un attimo, questo lo... lo togliamo. No, da Dance a chi le fa salate non rispettano la tradizione. Ah, non lo sapevo, non lo sapevo. Quindi si permettono di cambiare la ricetta, quella originale. Ok, il motore è lubrificato. Direi che ci siamo, va. Ora tolgo l'eccesso qua. Reinstalla il motore, mi raccomando, il motore va installato sempre in una sola direzione, non invertite perché sono lente, piuttosto che andare a sinistra se ne va a destra e impazzisce. Il motore è polarizzato per girare verso destra all'inizio. Ok, adesso prendiamo la vite, la rimettiamo qua, perfetto, minchia, primo colpo. Ah, questo è strano, perché di solito per far entrare sta vite devo bestemmiare in aramaico antico. Oh, ma chi è che è strano. Allora, scusate un attimo, nel frattempo vedo ragazzi che state parlando su Telegram, tolgo perché sennò non posso leggere la chat su, come si chiama, su Twitch. Comunque a me non dispiace se qualcuno si permette di innovare in cucina, l'importante è che lo faccia con un minimo di consenso, cioè il fatto di mettere tipo che ne so la carbonara sulla panna è una cosa che non condivido, perché tale cremosità ad esempio la potresti ottenere dalle uova. Poi se qualcuno vuole mettere, che ne so, a posto della pancetta le zucchine fritte o la pancetta o boh, che ne so, il prosciutto magari, capito? Non è proprio la stessa cosa, ok, però siamo sempre là. E io mai ho fatto la carbonara con la panna, non mi guardare male, lo so che mi stai guardando male, ma non ho mai fatto la carbonara con la panna, te lo posso assicurare, mai fatta in vita mia, e ti posso assicurare che non c'entra proprio un giuro, non c'entra proprio niente, te lo posso assicurare. La carbonara con la panna non c'è veramente, è come la merda con la Nutella, dici, non c'entra proprio un accidente. Ora usiamo un po' di grasso, sembra gel, ma questo è grasso ottimo per i meccanismi, meglio di quello al litio.
infatti si usa per lo più questo. Ho usato questo oppure un grasso ceramico, vedete voi. Cioè la differenza è poca comunque sia. Allora, adesso devo lubrificare qui. Così. Questo lo mettiamo al suo posto. Ok, bene. Mettiamo la, l'asta della tensione, la sospensione qui. Spero che sia chiaro quello che sto facendo. Ecco fatto, molto meglio. Questa la blocchiamo così. Ok. Perfetto. Sì, perché la mia ragazza non piace la panna. Io pure la sto cominciando a usare poco. Mettiamo un po' di grasso qui nella puleggia. Così. Bene. Ora dobbiamo far girare il motore in modo tale che il grasso coinvolga tutti i dentini degli ingranaggi, quindi userò di nuovo quel cavo lì. Ci sta, da una parte, pensandoci, Cannavacciuolo non fa mai uso di panna nelle sue ricette, sai? Non ci ha mai fatto caso, ma mi pare che non l'abbia mai usata. Sì, giusto, aspetta un momento. Se non metto il terzo ingranaggio, i motorini, cioè gli ingranaggi vanno fuori, ecco. Ok. Bene. Vai, vediamo se gira. Dovrebbe girare. Ecco fatto, vedete come va il meccanismo? Perfetto, ora dobbiamo solo lubrificare il giusto. Ok, se c'è del grasso in eccesso lo togliamo, tanto a noi non serve. Ecco fatto, bene. Gli ingranaggi sono belli lubrificati. Non ci sono salti o cose varie, il meccanismo va bello che pulito. Almeno, beh, però frulla le cose, frulla la qualsiasi cosa. E questo è strano, questo è veramente strano. Cioè non si può frullare la qualsiasi cosa che trova, cioè veramente assurdo. Fa pappine di qualsiasi genere. Fa pappine di qualsiasi genere. Ok, manca poco, ragazzi. Fra poco testiamo l'ottica, la calibriamo velocemente e poi gli faccio il QA disc per i cacchi miei, perché sennò la live diventa infinita. Merda, mi sta scivolando. Ok, così. Così l'ottica non ha attrito quando si sposta. Va bella lubrificata. Ah, perfetto, benissimo. Togliamo magari un po' di eccesso. Ecco fatto. Ok, beh, dai, ci siamo. Dobbiamo prendere solo l'ottica, questa qua, nuova, e metterla su, cioè quella vecchia su quella nuova, ecco, o quella nuova su quella della 1000, che non è vecchia, appunto. Madonna, sono tutto sballato quando parlo. Aspetta un attimo, facciamo una cosa. Sto cavo, prestamelo un attimo. Ecco fatto. Mi serviva solo un leggero spostamento. Ci mettiamo un bel KSM 440DM e questa di legge sassi fino a 30 anni. Va alla grande, per almeno 30 anni buoni. Ok, questa è l'ottica nuova, gliela mettiamo. Bene. Bene.
non c'è attrito, non ci sono salti, quindi fantastico. Va alla grande. Va alla grande, non troppo di grasso al litio qui. Abbiamo finito. Abbiamo finito. Adesso li mettiamo tutto dov'era, così. Mettiamo un altro po'. Dobbiamo pulire un po' la lente perché si è sporcata qui. Mettiamo il flat cable. Questo segnale RF dovrebbe proprio schizzare alle stelle, che appunto l'ottica è molto più avanzata rispetto alle altre. Ok. Ok. Bene, allora ragazzi, adesso io mi lavo le mani perché devo lavarmi le mani in quanto ce le ho abbastanza oleose. E così rifinisco alcune parti dell'ottica. Questo lo stacco, non mi serve. Torno subito, il tempo di avere le mani asciutte, pulite e ben idratate, aggiungerei, visto che sta roba irrita la pelle. E poi ci mettiamo a testare l'ottica. La tariamo velocemente. Testiamo memory card. Dobbiamo vedere cosa c'è nelle memory card, giusto per capire che cosa giocavano i vecchi giapponesi ai tempi. Sono curioso. Cioè, vecchi, oddio, potrebbero essere anche persone della mia età, cazzo. Vabbè, sto arrivando, dai. Sto arrivando, mi asciugo le mani e arrivo. Ok. Rieccoci. Che ore sono? Quasi mezzanotte. Ce la facciamo prima di mezzanotte? Mica, se riusciamo a concludere entro mezzanotte sarebbe fantastico. Allora, mi asciugo le mani. Ce l'ho belle asciutte, senza residui di olio o cose strane. Quindi va benissimo così. Ora, rimettiamo i gommini, che li dobbiamo rimettere. Uno. Due e tre. Bene, riprendiamo la console che sta qua. Questa la mettiamo qui. Puliamo un po' per benino la massa. Colleghiamo la lente. Ovviamente ora gli do una pulita leggera con un cotton fioc. Riecchema è la bimba. Allora rimettiamo questo qua. Ok, questo lo cacciamo sotto. A posto, vediamo se gira. Oi. Che succede? Come mai non perché non gira? Che succede? Non so perché non sta girando, mo. Come mai sta cosa? Non so perché adesso il motore non sta girando. Bene. Non lo so, il motore non sta girando. Vedi, gira un po'.
Non capisco perché. Ah, bene. Non poteva essere semplice, non poteva essere semplice, non poteva essere semplice. Mo che cosa gli prendo? Vorrei capire cosa gli prendo. Cioè, vedete, gira, ma si blocca. Ma perché sta cosa? Come se non avesse la forza. Eppure il motore andava bene. Nah. Com'è sta cosa? Ma che è sta roba qua? Nah. Ah, c'è un po' di attrito, c'è qualcosa che non va. Sì, c'è un po' di attrito. Allora, forse ho capito qual è il problema. Sono il set degli ingranaggi che non sono compatibili con questa lente. E non è un problema, dai. E io ne so meno di zero. No, mo vedi che tu stai imparando, eh. Vabbè, facciamo così, mi è venuta questa bellissima idea. Il problema è il set di ingranaggi, vedete che qua c'è l'attrito? Semplicemente il set di ingranaggi non è compatibile con la lente, probabilmente. Mi è capitato qualche altra volta. Per questo ci tenevo a riparare questa, perché sapevo che funzionava al 100%. Aspetta un attimo. Mettiamo il cavo della lente. Riaccendiamo, vedete? Non è niente di irresolvibile, però devo cambiare tutti gli ingranaggi. Devo cambiare tutti gli ingranaggi. Ah, questa proprio non ci voleva. Vediamo se riesco. Metterò gli ingranaggi suoi. Cambierò anche motore, perché ha l'alberello più corto, quindi passerà un altro po' di tempo. Vabbè, dai, non fa niente. Ti dicevo, funziona in maniera strana, cioè strano che sia bloccato così. O forse, aspetta un attimo, era questo il problema. Forse l'asta della tensione era messa male. Aspetta. Giusto per essere sicuri. Ok. Vediamo se gira. No, stesso problema. Va bene, dai, non vi preoccupate. Solo scocciatura, che devo cambiare tutto il set degli ingranaggi. E vabbè. Pazienza, facciamola sta cosa. E ce la togliamo dalle palle. Ok, allora cambierò motore. Una pazienza, così che va. Che praticamente gli ingranaggi della SCPH1000 sono leggermente diversi rispetto a quelli delle altre lenti. Sono più, hanno dei denti strutturati in una maniera leggermente diversa, che li rende, diciamo, molto incompatibili su alcune cose, ma niente di che. Allora, tolgo questo motore. Veramente lo tolgo. Se avete da aspettare un'altra mezz'oretta, ve lo dico subito, io questo lavoro lo devo concludere. Così domani poi mi dedico alla pulizia dello chassis. Ok. Questo motore l'abbiamo tolto. Prendiamo gli altri ingranaggi. Questi erano della sua rispettiva lente. Ora li prendiamo e glieli mettiamo. Vediamo se riesco ad estrarli. Ecco fatto. Allora, primo ingranaggio, secondo, terzo e alberino. Bene, queste tre cose mi servivano.
sicuro che adesso questa volta andrà. Deve andare. Deve per forza andare. Però devo cambiare appunto queste tre cose. Piano piano. Ok. Allora, prima una spazzolata veloce per togliere il... Dove cacchio è? Dove cavolo è? Spazzolata veloce per togliere il vecchio grasso. Spero che questo ingranaggio non sia crepato. No, l'ingranaggio è buono, perfetto. Ora togliamo il grasso da qui. Ok, piano piano proseguiamo. Solo che devo rilubrificare il motore, quindi passeranno un'altra mezz'oretta. Va bene, dai. Direi che va più che bene. Allora, dunque, lubrificazione motore 1 e 2, ground positivo, ok, 1 e 2, ma sì, questo va lubrificato perché assorbe un po' troppo. Non è un problema. Poi. Aspetta, 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 aspetta. Fammi prendere il cacciavite a taglio. Ok, bene. Tolgo l'ingranaggio perché a contatto col VD40 può, insomma, dare problemi. Poi metto un altro po'. Ok, va bene così. Facciamolo girare un altro po' e poi rimonto il tutto. Mi spiace purtroppo essere ripetitivo su certe cose, però se no non la posso far partire, ecco. Diciamo che forse il motore, quello originale, è forse più debole rispetto all'altro, forse per questo non riesce, a meno potenza, perché questo fa un rumore diverso, assorbe più corrente. Infatti quello assorbiva 0,17, 0,18, questo assorbe 0,35 mA. Quindi mi viene da pensare che sì, il motore forse questo è più potente. Piano piano, dai. Piccole deviazioni di percorso. Aspettiamo un altro minutino e poi lo rimonto. L'importante è poi come viene installato, quindi sempre la direzione del motore, perché sennò poi gira dal verso opposto. Ok, dai. Sta andando bene. Sì, questo secondo me è più potente motore, per questo non ce la fa quello lì. Perché questa lente, cioè questa è in zama, è in metallo, mentre quella è in plastica. La plastica è molto più leggera del metallo, sarà per questo. Di solito quando le installo metto il BAM, non ci faccio caso, funziona forse perché boh, il motore è simile a quelle delle nuove revisioni, no? Però può capitare che alcune volte il motore non funziona come dovrebbe. E quindi si cambia direttamente tutto il set. Minchia, da 4 siamo andati a 6 di nuovo. Dai, piano piano ce la facciamo. Ne ho viste di peggio. Ok, dai, motore lubrificato. Togliamo l'eccesso. Lo risaldiamo. La direzione è questa. Però prima di procedere devo rimuovere
Devo rimuovere lo stagno vecchio. Ok, bene. Ok, perfetto. Dunque, questo lo rimettiamo così. Sì, lo stagno. Devo comprarmi anche la bobina porta stagno, porta tutto. Nel frattempo un pelo mi sta solleticando il naso. Non vi posso dire il fastidio, ma mi sta solleticando in maniera molto accidenti. Ok, allora questo dobbiamo rimettere così. Mettiamo un po' di stagno, ecco, così per tenerlo occupato. Questo lo rimettiamo così. Vediamo se riesco a tenerlo in qualche modo bloccato. Ecco, fermo così. A posto. Motore nuovo è stato installato. Va più che bene. Ora li mettiamo gli ingranaggi, richiudiamo e speriamo che funzioni al primo colpo. Sì, devo fare una lista, devo comprare un po' di cose, mo. Devo comprare un po' di cose, con la calma. Accidenti. Ok. Motore gira tranquillamente, ok. Rimettiamo la vite. Bene, a posto. Motore installato, questo lo rimettiamo al suo posto qui. Mi sa che mi dovrò lavare di nuovo le mani. Che purtroppo lavorare con le sostanze oleose ci si sporca facilmente. Ecco perché molti tecnici indossano i guanti, ora ho capito perché. Ora mi sento stupido, vabbè. Io sono stupido. Sono veramente stupido. Minchia, da 6 adesso a 10, ragazzi, ma che cazzo, what the fuck? Allora, rimettiamo questo qua e questo qua. Prima di mettere grasso e tutto il resto, verifico che la lente funzioni come dovrebbe. E poi lo lubrifico, dai. Così poi, tanto il grasso si può mettere in un secondo momento. Eccola qua. Dove cazzo è questo? Bene. Yes, il feeling è perfetto, il feeling è veramente buono. Vediamo se la lente si sposta. Speriamo di sì. Qui. Dai. Ok, ce l'avete qua, eh? Yes, 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 yes. All right. Ci siamo, ragazzi. Spot on. A posto. Perfetto, funziona. Ora sì che ci siamo. Prima non era buono. Non poteva dire. Era impossibile. Il motore probabilmente era sottodimensionato. Vabbè, pazienza. Perso una mezz'oretta, però l'importante problema è averlo risolto. Ora lubrifichiamo il tutto, tanto per cambiare. Mi sto congratulando da solo per aver capito istantaneamente qual era il problema. Secondo me mi sono rotto così tanto il cazzo a riparare sempre le solite cose con la PlayStation che ormai neanche ci arrivo alla diagnosi. Proprio per me è facile capire qual è il problema. Non è un vanto, solo dico, penso di averle viste quasi tutte le situazioni con la PlayStation. Ok, spostiamo la lente a destra, richiudiamo. Ora la dovrò ripulire perché comunque l'ho toccata con le mani sporche di olio. Rimettiamo questo e ora non c'è motivo per la quale non debba andare, è impossibile. Allora, ok.
Bene, fermo così. Prima non poteva andare, probabilmente era quello il problema. Ok, questo era inserito bene, sì. Ora metto questo qui. Ok, ragazzi, mi devo lavare di nuovo le mani, per forza. Mi lavo le mani, poi pulisco la lente, come si deve. Sto tornando. Però funziona, adesso dovrebbe funzionare. Ok, ci siamo, dai ragazzi, abbiamo finito. Ah, yeah. Grazie bimba, ma tu se devi andare a fare la ninna, vai, non ti preoccupare. No, domani devi lavorare, stai tranquillo. Io, per me, mezzanotte tipo le 8 di sera, non riesco proprio a dormire. Ok, pulisco la lente come si deve, così. Ecco. Ehi bimba, ti amo. Non mi interessa se sono in live, ma te lo dico. Ti amo bimba. Ora mi dici mena, sicuro mi dice mena. Sicuro ragazzi, quando vogliamo scommettere mi dice mena. Che hai? No, niente, sono tranquillo, sono sereno. Niente, ti volevo dire che ti amo, tutto qua. Non... Lo trovi strano? Io non me ne vergogno. Perché mi stai dicendo così tante volte così? No, niente, mo. Per affetto, non te lo posso dire. Sai che sono affettuoso. Ok, dai, allora qua ci siamo. Qua è lubrificato, qua è a posto. No, no, mo, semplicemente perché sono affettuoso. Lo sai che sono affettuoso con te. Allora, aspetta un attimo, questo adesso lo mettiamo qua. Ok. Ok. Beh, effettivamente però mettendo quest'ottica, ok che non sarà l'originale dell'ISCPH1000, però minchia, questa durerà in eterno, quindi converrebbe questa effettivamente, quindi sì dai, alla fine ho fatto poco male. Ok, questo lo mettiamo così. Bene, bene, così deve funzionare la PlayStation. Vediamo se va di primo acchito. Minchia. Madonna, un burro. Bestia, animale. Ma manco si sente. Alla faccia. Funziona alla grande! Minchia, che prima dava fastidio! Un burro, un burro! A primo colpo è partito! È perfetta, assolutamente perfetta! Minchia, di una silenziosità allucinante! Mi sa che ho fatto bene a metterci sta lente! Non si sente, non grippa! Mamma mia, che mostro! lo sapevo che la SCPH1000 è così. Perfetta, va alla grande. Ma va spaventosamente bene, va spaventosamente bene.
Ok, collego la sonda dell'oscilloscopio e adesso facciamo le dovute tarature del caso. Direi più del cazzo, però. Vabbè. Sapevo che i motori non andavano bene, cioè immaginavo che non andassero bene per questo. Allora, prendiamo il Sony Edz. Non male che ho loro come dischi di diagnostica, che sennò ero nei guai. Allora, questo lo mettiamo qua. Blocchiamo il sensore con un pezzettino di carta, o anche del tessuto andrebbe bene, però meglio la carta, che è, diciamo, più morbida. Il tessuto magari più rigido potrebbe spezzare l'interruttore. E poi andava cambiato. Sapete, sto pensando alla prima SCPH-1002 che comprai su eBay. La prima che riparai in vita mia. E purtroppo la distrussi. Me ne dispiace veramente tanto. La comprai, se non sbaglio, 10 euro spedita, quando ai tempi le spedizioni veramente erano un cazzo. E aveva il problema del fusibile interrotto, col condensatore di livellamento andato. E poi aveva i pin della GPU, della CPU saldati male, cosa che ai tempi non riuscivo proprio a fare. Madonna mia, segnale RF spaventoso. Ottimo. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, quindi un volt picco picco. Chiama di una silenziosità spaventosa. Madonna, che precisione! Dalla prima all'ultima traccia in un attimo. Perfetta, no, funziona troppo bene. No, è fantastica. Ok, ora vedo di ottenere l'1 volt.2 picco picco. Che succede? Ah, ecco. Vediamo un po'. Questo ha l'enfasi di segnale, quindi ne cambia le sue proprietà. Facciamo repeat 1. Allora, io vediamo se posso far rivedere il segnale RF attuale della lente. Ogni volta sto braccio è veramente una gran merda. Mi dispiace, lo so, sto facendo un po' delle riprese a cazzo di cane. Però vi giuro, se potete evitatelo sto braccio, che è veramente la merda della merda. Allora, ok. Questo è segnale RF, veramente pulito. Non c'è RF envelope, non c'è jitter, l'ampiezza è corretta, la devo sistemare. Perché devo arrivare a questo livello, quindi devo andare da qua a qua. Quindi siamo 2, 4, 6, 8, 1 volt picco picco. Va benissimo, ora calibro il focus bias e poi il level adjustment, cioè il laser adjustment. Non toccherò nient'altro poi della lente, che poi il focus gain è tarato dalla fabbrica, meglio non perderla tale calibrazione, perché è quella ottimale per il servo. Allora, aspetta un attimo, ma è possibile che non trovo mai cacciaviti a taglio quando mi servono? Ok, li ho preso, ce l'ho qua. No, mo, non ti preoccupare, devo solo migliorarlo. Devo chiedere a mio padre di fare dei rinforzi migliori, perché praticamente la rotazione del braccio è permessa tramite una sfera di incastro. Solo che quando devo sollevare la telecamera in alto, quindi verticalmente, se lo fai con troppa forza sviti il braccetto e quindi poi la lente, vedi come fa, è libera. Ma veramente è purtroppo il braccio che è fatto così. Allora, prima col focus bias. Vediamo se riesco a ottenere il risultato migliore possibile. Così peggiore. Aspetta. Così peggiore. Così è migliore. Ok. Questo è il segnale RF migliore. Ora aumento l'intensità della potenza laser.
Ah, va in saturazione. Di più di così non può. Va bene, va bene. Ah, ok, un volte due picco picco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfetto, dai. Va benissimo. Ok. Vediamo un po' come viene inizializzato l'RF. Minchia, per lettura delle tracce istantanea. Il motore è veramente di una silenziosità spaventosa. Di una stabilità allucinante. Il fatto che faccia così è perché giustamente questo si chiama ovalizzazione del disco. Siccome nella parte esterna il disco è un po' più ovalizzato, fa così, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi non c'è variazione di segnale nemmeno quando la lente si sposta, quindi l'APC è stabile. E allora adesso che facciamo? Devo provare lo Yez 41, che è il disco di test con i difetti artificiali. Non lo sto acchiappando uno, il cestino della spazzatura non lo sto prendendo manco di striscio, vabbè. Quindi la lente adesso sta funzionando benissimo, anzi sicuramente funziona meglio di prima, questo proprio non c'è dubbio. Adesso proviamo un altro disco di test, lo Yez 41, che è il disco di prova con i difetti. Vediamo un po' come va. Ok. A letto, ok. La prima traccia non c'è dati, infatti sono paddati con zero. Ok. Al momento siamo con difetti leggeri. Bene. 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 Bene, 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 bene. Adesso siamo su difetti abbastanza pesanti. E faccio sentire che l'audio è fluido. Non parte il pre-gap, quindi non ci sono problemi con il tracking. Ok. Va bene. Ok, difetti pesanti, queste sono le ditate e viene letto tranquillamente. Ora faccio la lettura al contrario. Ok, 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 va bene. Va bene, a posto, a posto, a posto, a posto. Legge tutto, è perfetto, è assolutamente perfetta sta mill. Adesso veramente non dà problemi di nessun tipo. Infatti se adesso inserisco un gioco originale, faccio vedere in quanto tempo passa da 1 a 2 per, cioè è istantanea la cosa. Vedete, perfetto. Assolutamente perfetto. Il fatto che si sia perso un segnale è normale, perché la 1000, insomma, fa così con la lettura dei giochi vecchio stampo. Ma alla grande, perfetto. Faccio vedere i filmati come vanno. In questo caso il segnale non è in saturazione, siccome è a 2x, la quantità di dati immessa nel servo è maggiore, aumenta la frequenza, è raddoppiata, e quindi il segnale RF, cioè l'oscilloscopio, non riesce a sincronizzarsi con il segnale. Devo aumentare il segnale così.
Comunque non sta scattando neanche di un attimo. Tranquillo, Enzo. Cioè, Kent, non ti preoccupare. Scusami, mi è sfuggito. Mannaggia, mannaggia a me. Scusami ancora, Tranquillo, non ti preoccupare. Io purtroppo devo essere molto stanco. Aspetta un attimo. Vediamo se riesco a riprendere la... il monitor. Va alla grande. Va alla grande. Ok. Va benissimo, mi spiace che la qualità dell'immagine del monitor sia quello che è, però è così. È perfetto. Cioè Tekken 1 con la SCPH1000 è pazzesco. Fa proprio old school. Perfetto. Ora è tornato in bianco e nero. Vedete come è messo male il mio monitor, purtroppo. Io ho i primi tre Tekken originali, anch'io. Rigorosamente in giapponese. Ora vi faccio vedere una cosa abbastanza carina, ma che si può fare sulle 1000 o su alcuni modelli appunto di SCPH1002. No, io palita, no, Tekken per me in versione PAL non si può giocare. Per me è troppo troppo lento. Va malissimo. Cioè va troppo troppo lento, infatti io uso solo le versioni giapponesi perché è nato secondo me 60 frame questo gioco qui. Ok, ci siamo. Andiamo avanti. No, in PAL era lento, Kent, te lo posso assicurare, era lentissimo in versione PAL perché ce l'ho, va troppo lento. La versione giapponese è insuperabile perché la versione PAL va a 50 fps al secondo mentre quella giapponese va a 60. Allora vi faccio vedere una cosa che si poteva fare con l'SCPH1000. Dunque, come si facevano partire i dischi di backup nell'SCPH1000? Un tizio, una buona anima, aveva scoperto un metodo per far partire backup senza usare un singolo chip. È facilissimo. È molto semplice, quello che vi serve è un disco originale, non importa che abbia le tracce CDDA oppure no, quindi un disco originale, ed è pulito, vero? Se la lente è pulita, boh, non capisco se la lente è pulita oppure no. Sì, la lente è pulita. Ok, allora stavo dicendo, per far partire un disco di backup su una SCPH1000 bisogna andare su CD Player a coperchio aperto, ovviamente. Si inserisce il disco originale giapponese, si blocca il sensore, quindi con un cotton fioc, con uno stuzzicadente, quello che preferite voi. Una volta che legge le TOC, quindi che il disco ha le TOC inizializzate, si rimuove il disco senza togliere il perno sul sensore, si prende il disco di backup, che in questo caso voglio far partire il disco per provare i controller. Ok, quindi il Mechacon ancora immagazzinato nella protezione, cioè immagazzinato sul COP 0 la protezione del disco originale, si fa exit e parte automaticamente il disco di backup senza problemi. E infatti è partito. Problemi zero. La vibrazione c'è, potete sentire. I fusibili sono a posto. Se i fusibili sono a posto, in teoria significa che dovrebbe funzionare anche la porta parallela. Ora provo la porta 2. Va bene, oh, buonanotte Kent, mi raccomando, scusami per prima, ci sentiamo, stammi bene, un abbraccio sincero, ma io sono stanchissimo, alla prossima.
Qua va perfetto. A posto. Va alla grande. Ok, dunque, questa è fatta. Adesso voglio vedere che cosa giocavano ai tempi i giapponesi con la PlayStation. Quindi adesso andiamo a provare le memory card, che sono curiosissimo. Sono 10 memory card, quindi ne metterò due alla volta, sennò non mi spiccio più. Allora, 2, e poi stacco perché devo fare il QA disk, quindi 5, 7, 9, sono 10. 2, 4, 6, 8, 9. Dove cazzo è la decima? Si sarà nascosta da qualche parte, sicuro. Dove se cacchio sarà? Vabbè, la devo trovare, la devo trovare. Grazie per il rinnovo, grazie per il rinnovo Kent, non so se sei ancora online, grazie ancora caro, grazie davvero. Ma questo lo possiamo rimuovere volendo, non serve più. Quindi facciamo una cosa, spegniamo la console, rimuoviamo il cavo per il segnale RF, bene, e così la liberiamo da ulteriori impicci. Ok. Inseriamo le prime due memory card, vediamo che cosa c'era dentro. Può essere che siano già formattate, eh? Non lo sappiamo. Allora, memory card. Ok, memory card inserite. Vediamo se riesco a riconoscere i giochi. Se ci sono. Non capisco. Ma le memory card sono inserite, sono formattate, non lo capisco. Allora, partiamo dal fatto, prima dobbiamo capire se le memory card effettivamente vanno. Quindi uso le mie fidate, così sappiamo che, insomma, non ci sono problemi con la console. Allora. Perché se come penso io, forse hanno cancellato tutto. Peccato, ero curioso di sapere cosa c'era dentro. Ok, la porta 2 non sta andando, non va, probabilmente è sporca. La porta 2 non va. Infatti, sì. Sì, sì, no, probabilmente... Probabilmente sono formattate o cancellate. Sì, vabbè, la porta 2 ha qualche problemino, ma queste sono cazzate. Si mette un po' di pulisci i contatti e torna a funzionare. La spengo. Metto un po' di pulisci i contatti nella memory card. Queste sono cazzate, ecco. Ok. No, devo fare entra ed esci più volte. Ok. Giusto per togliere quella patina di ossido che dà fastidio. Ok. Riaccendiamo e vediamo un po' come va. Ok. Memory card, vediamo se me le legge a primo colpo. Ok. Eh sì, vanno perfettamente. Perfetto, sono perfette. Quindi le porte memory card sono perfettamente funzionanti. È un classico perché siccome prende polvere c'è un po' di sporcizia dentro e poi non fanno buon contatto. Vediamo, riproviamo di nuovo. Sì, perfetto, proprio le legge al primo colpo. E scombatto. L'hai notato subito. Veramente mi spiace che questo monitor non sia sincronizzato correttamente con la frequenza NTSC. Io penso che sia scarico il cinescopio, infatti penso che lo cestinerò questo monitor, nonostante sia Sony, però purtroppo è vecchio, è andato. Sì, anche invertendo le memory card adesso legge pure i sassi. Vedete ragazzi, un po' di pulisci i contatti a secco e si risolve tutto. Ok, va bene, dai. Cosa devo verificare ancora? Ah sì, le altre memory card, per vedere magari se ci sono altri dati scritti.
Cioè adesso ho la certezza che le memory card vanno. Ecco, ora in bianco e nero, come dovrebbe essere, corretto. E poi vai in rosso, cioè sto monitor mi creerà più confusione che altro. Vediamo se in questa memory card c'è scritto qualcos'altro. Sono tutte memory card fatte in Giappone. Queste sono fantastiche. Vediamo se vanno qui. No, penso che siano tutte formattate. Penso assolutamente che siano tutte formattate. Io lo ringrazio, però ero curioso di sapere cosa giocavano. Vabbè, parliamone un'altra. Vediamo un po'. Poi dici memory card, dici 15 euro. Un'offertona veramente. Considera che sono tutte originali, fatte in Giappone. Vediamo qua se c'è qualcosa. No, mi sa che sono tutte cancellate, non c'è nulla. Vabbè, ma che voglio dire, ma alla fine poteva essere una cosa carina. Vabbè, pazienza. Allora, proviamo a salvare qualcosa su una memory card nuova. Poi testo la porta parallela e poi stacco, ragazzi, perché devo fare altri test. Devo fare altri test. Sto inserendo Tekken. Bella, va la lettura fluidissima. Ma l'SCPH1000 quando funziona è veramente un mostro. Ok, va benissimo. Bene. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Filmato l'ho saltato io. Memory card, save. Save, ok. Vediamo se ci troviamo un blocco di Tekken all'interno. Se così fosse, vuol dire che le memory card funzionano. Namco A. Esatto. Esatto. Anche se per me giallo il logo più bello Namco è quello di Ace Combat 3. Pochi cazzi. Per me quello è più nostalgico. Memory card. Yes. La faccia di Heihachi Mishima. Eccolo qui, quindi le memory card sono perfette probabilmente. Va bene, va bene, va bene. Ora testiamo la porta parallela. Vediamo se va, ma visto che la vibrazione c'era, verrà alimentata anche quella periferica molto probabilmente. Quindi non ci dovrebbero essere problemi. Dove cazzo l'ho messa? Ah, qui, ecco. Una volta sono super sbadato con tutto e con tutti. Ah, mamma mia. Ok, inseriamo qua. Vediamo un po' se parte il menu speciale. No. Andiamo, riproviamo. Nulla. Probabilmente c'è un po' di sporcizia anche qui dentro. Va bene, anche qui stesso. Qua ci vuole un po' di pulisci contatti a secco. Come la testo? Con questa. Con questa. Se vedo che funziona, insomma, dovrei visualizzare un menu speciale. Questa io me la tengo appunto perché sai com'è. Metti che ci sono persone che vogliono testare la porta parallela o Psy, o installare Psy in futuro, se la ritrovano, ecco, in qualche modo funzionante. Però di solito è così. Ciao Alfio, buonanotte, stai tranquillo, grazie infinite, io sto finendo, stai serenissimo, un abbraccio sincero e ci sentiamo presto. Che stavo dicendo, quando il controller non vibra, quindi c'è il fusibile della 7,5 volt aperto in una sezione appunto della scheda madre, automaticamente non funziona la porta parallela di conseguenza. Però qua il controller funziona ma la porta parallela non sta andando, il che mi fa capire che probabilmente si tratta di ossido, sporcizia. Quindi io che faccio? Metto un po' di pulisci contatti nel Game Hunter e faccio entra esci più volte. Molto probabilmente così funzionerà. Ovviamente tale periferica non va mai installata, non va mai inserita e disinserita a console accesa, perché sennò salta il fusibile. Provato personalmente. Ecco fatto. Ok, vediamo se va. A primo colpo. È andata a primo colpo. Perfetto. Rimuovo la periferica. Accendo. BIOS presente, inserisco la periferica, accendo, perfetto,
va alla grande, non ha niente che non va. Quindi per me la PlayStation 1 elettronicamente è restaurata. Mo devo fargli solo la pulizia dello chassis. Quindi adesso io rifaccio il quad disc e domani poi mi organizzo per fare tutto il resto. Madonna mia, il braccio, che merda. Sì ragazzi, ciao, non mi sono fatto vedere per un'intera live, adesso mi faccio vedere, sono bello sudato, oleato. Mi dispiace ragazzi, una ripresa un po' da fuori di testa, no? Allora, adesso vedo di sistemare il braccio. Cazzo, giusto per riprendere di nuovo la console. Ok, quindi direi che ci siamo. Bene ragazzi, la live finisce qui. La console per me è testata fino in fondo. Devo fare solo il quad disc per vedere che non ci siano errori di lettura, ma penso che non ce ne saranno. Poi si pulizia lo chassis, cioè si pulisce, scusate, mi è scappato un po' di siciliano, devo pulire lo chassis, il controller, poi niente, fare delle foto dettagliate, sistemate e si vende. Va bene? Detto questo, la live si conclude qua. Io sono contento, l'abbiamo sistemata, funziona meglio di prima. Noi ci sentiamo domani poi con, non lo so che cosa portare, o Broken Sword, forse porterò Quake per rilassarmi un po', versione PS1, tanto in 2 ore lo si termina. Vabbè, ma grazie infinite, ringrazio Enzo per l'abbonamento, ringrazio la mia bimba che mi ha seguito, ringrazio Alfio, ringrazio Gianlu, ringrazio Luca, Cosimo, ringrazio Marco, ringrazio, sì, Kent ovviamente per il rinnovo, già l'ho detto. Ringrazio tutti, è stata una live di 3 ore improvvisata, però alla fine è andata tutta a meraviglia, quindi ci sentiamo, mi raccomando, e se avete bisogno di assistenza con le PS1 fatemi sapere, io sono a vostra disposizione. Un abbraccio e una buona notte. Ciao ciao! End of file.